Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria Live al Monk. Applauso. E vai. Potete vedere Stefano Rapone, ma soprattutto potete vedere gli ospiti di questa puntata, che sono Pietro Sparacino e Mauro Fratini. Altro applauso. Grazie, buonasera. Buonasera. Mo' ho smesso di chiedere gli applausi. Tintoria torna live, torna al Monk nonostante il freddo e nonostante il coronavirus. Bentornati a tutti e due, visto che già siete stati entrambi ospiti del podcast. Tu pure, questa è la terza volta. La terza volta che Pietro viene nel podcast. Bene, sono molto contento che siete venuti insieme. Adesso scherziamo in questo istante, dice giustamente, ci avete famiglia. Quindi, siamo gli unici che ci hanno famiglia. Esatto, quindi mi permetto anzi di farti gli auguri ufficiali di Tintoria, perché non eri stato a Tintoria da quando eri diventato nuovamente padre. Grazie, tanti auguri da parte di Tintoria. Questo già apre un argomento di cui volevamo parlare, che forse introduciamo così a freddo. No, in realtà prima volevo parlare una cosa. Mauro in teoria stasera doveva stare poco, perché dopo c'era doveva andare a fare uno spettacolo. Che però è zompato. È saltato per... Sono tempi difficili. È saltato per motivi di Covid. Di precauzione, per evitare il diffondersi della mia ricchezza. Del pane quotidiano. No, ma quindi è un provvedimento, quindi mi rimetto a Franceschini. Va bene, quindi facciamo riferimento a lui. Per qualsiasi spettacolo saltato possiamo andare una pecca a chiedere. Una pecca a Franceschini. Ma prossimo, avete mai visto la piattaforma di quella che voleva Franceschini? Netflix italiano. It's Art. Io ho visto sulla Smart TV l'app che posso aprire, però ogni volta ci passo sopra e dico not today. Ah, io l'ho aperta e comunque c'è tutta roba, musica classica, cose così, che sembra figo, però costa tutto tanto, cioè non è gratis, devi pagare ogni volta del contenuto. Ah, tipo pay per view di concerti agli auditorium. Sì. Infatti mi sa che sta andando male, non so se qua forse qualcuno... Sì, è dimesso. Poi è una piattaforma voluta per i giovani. Sì. Ricordo il lancio di Franceschini. C'è scritto: se sei un giovane e vuoi mandare il tuo contenuto, noi poi lo butteremo in accesso. manderemo. Però intanto manda. C'è scritto: se sei un giovane direttore d'orchestra che in Italia pullula proprio. Se è un'orchestra a casa, se è un auditorium dove settimanalmente fai concerti e puoi trasmettere la diretta. Però sai che bello essere il primo comico ad avere lo spettacolo di stand up su It's Art sulla piattaforma di Franceschini. Sarebbe ho bellissimo. Portato la stand up sulla piattaforma di Franceschini e poi tipo a 18,99€, certo, lo comprano 15 persone. Però... pensa a fare la promozione, vedetemi, sono su It's Art. Mi trovate su It's Art. Cioè, no, invece dove si comprano gli spettacoli di stand up comedy, Stefano? Su The Comedy Club. Su The Comedy Club. Certo. C'è il mio, c'è il suo. A prezzi accessibili. È vero. Senza orchestra, oltretutto. No, senza orchestra per ora. Me... presto prossimo sarà step. Come il cinema muto con l'orchestra alla base sotto. Che, vabbè, non so se vi è mai capitato sì. di andare a vedere. Io una volta sono stato portato al cinema dei piccoli, cinema che detiene il Guinness World Record per il cinema più piccolo di tutti, sta Villa Borghese, e mi hanno portato a vedere Il gabinetto del dottor Caligari, bellissimo, capolavoro immortale del cinema, bianco e nero, muto, solo che quello andava sentito in teoria con l'orchestra sotto, e l'orchestra sotto non c'era, quindi era proprio muto. E poi i cartelli con le scritte che apparivano ogni tanto erano in tedesco, quindi pure i pochi dettagli di trama noi non li capivamo, quindi la prima ora di film è tipo io penso di aver capito di che parla sto film, e poi alla fine, non per spoilerarvelo, però è Shutter Island, però 100 anni prima. Ci ho fatto l'esame di storia del cinema 1 sul dottor Caligari. Veramente? Ma perché tu che... Perché ti studisci così tanto? Che hai studiato? Ho fatto arti e scienze dello spettacolo. Dove? Alla Sapienza. Alla Sapienza, giustamente. E come sta? Allora, questo mi interessa. Parliamo di questo. No, sì, questo mi interessa molto. L'avevi scalettato. Esatto, no, non l'avevo scalettato, però mi interessa molto. Fare arte e scienze dello spettacolo. Poi, ti ha aiutato a fare spettacolo? No, perché io non mi sono laureato. Cioè, alla fine ho lasciato a 3 esami dalla fine. Buono. Ne ho fatti 42 perché arrivare a 45. Ho capito di che si parla. Sì, basta. Perso mi capi la so. Avevo chiesto la tesi anche. Quindi stavo scrivendo la tesi su satira e censura, poi ho cominciato a fare le serate, in quel periodo già lavoricchiavo e quindi non sono un laureato in arte e scienze dello spettacolo. Ma secondo me qui c'è qualcuno laureato in arte e scienze dello spettacolo. Guarda, vedi. Due. Vedi. Che però... E come è andata la vostra vita? Niente, stanno qui al Monk a sentire Tintoria.
hai capito? Siamo qui perché è gratis. Giusto, però quindi, adesso veramente lavorano Franceschi. Per il SART. Sì, esatto. Comunque, anche se non ti lauri ad arte e scienze dello spettacolo, non è che la vita cambia poi così tanto, volevo rassicurarli. Ma qual è l'acronimo di arte e scienze spettacolo? DAS, discipline, arti, scienze spettacolo. Sarebbe il DAS, cioè non sì, il DAMS, bensì il DAS. Esattamente, perché, ne avevo sentito parlare. Perché tipo il DAMS è un franchising e non lo poteva utilizzare la Sapienza. E allora si sono inventati sta cosa. Vedi, DAS, che però è un prodotto per modellare. Ma io pensavo AS per questo, invece no, fortunatamente. Forse DAS. Hanno pensato AS, poi hanno visto forse brutto forse e l'hanno chiamato brutto, DAS. Che invece discipline. È più rassicurante DAS. Secondo me AS era più un problema tipo no, poi la gente pensa a AS Roma, cioè non hanno pensato a culo in inglese, hanno detto no, poi pensano oppure Roma. Associazione sportiva sportiva. Esatto. Però forse ecco ASS Roma potrebbe essere il nome della squadra quando Roma e Lazio si gemelleranno finalmente, che io considero una cosa inevitabile, una questione di 5 anni, finalmente Roma unita sotto il vessillo della lupa con le ali. No, non lo so, le grandi idee rivoluzionarie nel podcast di questo Tinte, l'avete sentito sono... qua e non me lo rubate che divento il primo presidente onorario, che quello viene linciato al Campidoglio. Vorrei essere io quello ammazzato da entrambe le tifoserie. Allora, in realtà, prima della puntata ci siamo accorti della cosa di cui su cui avevamo scherzato poco fa, cioè sul fatto che voi siete i comici con figli, con prole, da più o meno tempo. E anche te da più o meno tempo, in realtà, cioè nel senso... So due. Esatto, sì. uno prima e una dopo. Una dopo. Oh, è la cosa che, visto che un sacco di comici americani, penso fra tutti, Louis C.K., ma tutti gli altri anche, il momento in cui hai figli ti cambia proprio il modo di fare comicità. Cioè c'è un momento, se tu vedi la carriera dei comici, c'hanno un modo di fare stand-up, poi nascono i figli e... cambia, cioè parlano di cose diverse, ne parla in modo diverso, ci empatizzi di più. Voi avete percepito questa cosa? Cioè vi è cambiato un po' il modo di esibirvi? Perché poi avete anche avuto figli, credo, in momenti diversi della vita. Comincia tu, che io stanotte, non ho dormito per i figli, quindi comincia tu. Ma... Grazie Mauro, grazie mille per il contributo. Sì, t'aiuto. Sicuro le tematiche, per dire, pensando allo spettacolo di Mauro, all'ultimo spettacolo di Mauro, ci sono tantissime finestre che, se tu conosci Mauro, sai benissimo che sono piccoli capitoli di vita educativa di Mauro e di vita da padre di Mauro. Sì, no, è vero. Cioè, dai, rispondi tu, dai, per me adesso. Parlo, no, parli di quello che giustamente che vivi, stai vivendo. E le figlie sono un pezzo importante di quello che vivi e di quello che paghi. E quindi dici è inevitabile. È inevitabile che... Però un salto proprio di stile, come dicevi, non saprei. Però certo che rientrano anche le figlie, i divorzi, le mogli, tutto rientra. Beh, è talmente totalizzante il figlio che necessariamente parli di qualcosa che comunque ha a che fare con il figlio, se non strettamente di figli. Dici, se porti te stesso sul palco, esatto, nel momento in cui io infatti ho parlato dopo, poi non subito, quando ho capito tutti gli errori che avevo fatto come padre. Diciamo, faccio una bella lista, esatto, e la racconto, esatto, a delle persone in cambio di soldi dei biglietti. Esatto. Per pagare le figlie, cioè almeno, l'errore principale. Almeno recupero, cazzo. Cioè, capisci quanto costano i figli, ma... Però lo sapevamo già, perché noi a nostra volta siamo costati ai nostri genitori. Infiniti soldi. E ancora stanno pagando. E ancora guarda. Quindi esatto. Non smettete mai di chiedere i soldi ai vostri genitori, li fate sentire utili e importanti. Però adesso... Fatelo per loro, ecco. Ora c'è l'inghippo italiano che noi non smettiamo mai di chiedere soldi ai nostri genitori, ma non facciamo figli, esatto, a cui dare. Quindi si crea sto cortocircuito per cui finisce... Perché siete avidi. Finisce con questa generazione, cioè che vogliamo chiedere all'infinito e non dare mai. Esatto. Oggi leggevo che per la prima volta in Italia gli over 15... No, gli under 15... sono meno degli over 65. Sì, siamo allo sbaglio. Voi siete due rivoluzionari, comunque sia. Che... Quindi abbiamo pochissimo tempo per eliminare i vecchi, se no fra un po' saranno maggioranza schiacciante. Saremo, scusa, io sono sempre nella dimensione dei giovani, hai ragione. Saremo, no, guarda, veramente una rivoluzione fare figli adesso.
siete dei pazzi, come si suol dire. Non so anche come. Vabbè, le figlie di Mauro sono grandi. Sì, infatti, forse no. tu forse, guarda, ti sto inserendo in una generazione che forse è sfiorato di poco, però nel senso. No, adesso capisco loro, quindi so che è difficile fare il figlio, cioè fare la persona, non il figlio. Fare la persona oggi giovane è complicato, è molto difficile. Però scusa, quando tu. Quanti 21 anni una e 19 l'altra. 21 anni fa ti sembrava facile? Hai detto, oh, mo mi faccio sta passeggiata di salute che è la paternità, no. Andrà tutto io... liscio, sarà stato pure là di, ma che cazzo no, intanto è la moglie, è la donna che vuole figli, e io no. Tu ancora dici, guarda, che io non so sicuro. No, esatto, ancora, cioè, ho le prove che, che avevo ragione, però capisco che senza la volontà della donna avrei perso una cosa bella, che è avere le figlie. Infatti però... Però se fosse stato da me avrei aspettato che l'uomo, no, che ti sistemi, che hai il lavoro sicuro, hai la bella casa, cioè mai. Mai, esatto, questa è la cosa che... Invece la donna dice, oh, cioè, facciamolo, e allora tu... butti il cuore oltre l'ostacolo e vai e poi so cazzo e poi no, cioè so cose belle e cose impegnative, però cresci. E infatti a me questo mi interessa molto, perché noi adesso diciamo, cioè io ho 31 anni, quindi ne parlo anche con gli amici e le amiche, dice, guarda, noi comunque i figli non li stiamo facendo, non li stiamo neanche, cioè qualcuno ne parla, però poi li fanno pochissimi. E diciamo, beh, però comunque è difficile, non siamo pronti economicamente, non siamo nella situazione. Però appunto non è che prima invece dici, mazza, no, una passeggiata di salute. È una scusa poi, dopo perché non sei mai pronto, non è che dici, oh, sono tutto preparato, eccomi qua, adesso manca solo l'ultimo tassello, il figlio. Esatto, il figlio si fa e poi si vede. Ma quella è la scusa per procrastinare, per non prenderti una responsabilità, per non rischiare. Ma secondo voi perché adesso... Questo ve lo chiedo, non ho la minima idea di quale possa essere, perché però questa generazione dice no, ok, non ci interessa proprio, o comunque penso non vogliamo fare. Gli input che arrivano sono ancora più complesso ancora e hanno più aspettative, anche cambiato il mondo, l'emancipazione femminile, più donne che lavorano, meno donne che hanno come obiettivo quello di diventare madri, cioè è passato veramente quello, sì, però forse è cambiato completamente il mondo, diventare padri, anche perché tutte le coppie precedenti, ad esempio, sono quasi tutte divorziate, quindi pure lì dici, perché fare una cosa che già so che finisce male. Quindi mentre al limite i nostri genitori c'erano un modello che pure alla morte restavano assieme, no? Sì, anche quando non avrebbero dovuto, certo, sì. Sembra una puntata di TV Sat 2000, a favore della paternità, della figli. Sto cercando di andare in quella direzione per ricevere dei finanziamenti importanti. Lì c'hanno i soldi, Soldi. Vediamo, non so se Tintoria è proprio il podcast numero uno, no, di scelta del Vaticano, però forse è il numero Paolo tre. Paolo Francesco, che è un grande fan di Tintoria, sì, ci vede spesso. Tra l'altro, Ratzinger non ci vede, sì. Guarda Muschio Selvaggio, preferisce me contro te. A proposito degli ultimi casi di attualità, Papa Francesco che si fa. Cioè il Papa che si faceva le canne, questo nella mia testa. Perché guardi me, scusami, parli di canne e guardi me. Io non la capisco questo collegamento. Non avrei dovuto. Questo è. Posso raccontare un aneddoto che mi è successo quest'estate? Ti ho fatto le canne con Papa Francesco. Eravamo io, Papa Francesco, Gianni Minà e Fidel Castro. No, eravamo a proposito di canne. Ho fatto uno spettacolo in questo posto vicino Cesena che si chiama Cannabirinto, che è un labirinto fatto di canapa, bellissimo, una roba canapa industriale, quindi diciamo, quella che si può coltivare. Ha indicato la guardia di finanza. Quindi c'è questa qui. Tutto regolare. Quindi fai questo percorso bellissimo in questo labirinto di canapa. Quindi ho fatto lo spettacolo la sera. Ti perdi a un certo punto. Ti perdi, ma certo, non sai come cazzo tornare. C'è chi entra già perso, mi sa, nel labirinto. No, ma è tutto legale, è tutta una cosa sobria. Sobrissima. Quindi faccio lo spettacolo, c'era poca gente che mi conosceva, l'evento era enorme. Quindi a fatica faccio sta serata difficilissima, finisco lo spettacolo e l'unico che mi conosceva era Roy Paci,
Quindi finiamo di bere, era avvenuto durante la serata perché c'era un concerto lì il giorno dopo, ci facciamo una birra al bar e a un certo punto una ragazza arriva che aveva visto per tutta la durata dello spettacolo, era stata lì seduta a guardarmi, fine spettacolo arriva e chiede, scusate, eravamo io e Roy, scusate, chi dei due è Pietro Sparacino? E voleva una cartina. Basta, ho finito la bellissima aneddoto, grazie. Questo vuol grazie dire mille. Questo vedi? Questo, sulle canne. Questo è aver fatto una carriera di un certo tipo e essersi presi una nicchia, comunque sia, dove sì, però ci stai, ci hai messo la bandiera. No, manco lì ci stavo perché non mi singulava però nessuno. La cartina, Tinti, ha detto... quindi, la cartina però ce l'avevo. Però la cartina, ce l'avevo. Comunque ha capito a chi la doveva chiedere. Mi hanno mandato da te. Vedi, comunque se servono le cartine, sì, dice cerca tale Pietro, ovunque uno si trova in Italia, dice vedi se c'è sta Sparacino. Comico con parte, figli e cartine, queste sono le skill di Pietro Sparacino. Che comunque, bene, oh, skill, skill importante. Tra qualche anno anche i figli ci avranno le cartine, quindi... Beh, a quel punto cresceranno, è fatta, non si resta mai senza quello, forse uno fare i figli per avere qualcun altro con le cartine che rolla che rolla come a Mad Men che hanno i figli e li fanno fare tipo i boulevardier, i cocktail difficili, allora ricordati tre misure di Campari, forse non c'era il Campari, vabbè scusate. Allora la, il capitolo figli però mi fa pensare anche un'altra cosa di cui volevamo parlare, che è l'aspetto didattico, non solo della vita nei confronti dei propri figli, che cui comunque si insegna a vivere o comunque si insegna a non morire, se non altro, e poi a insegnarli a vivere ci pensa la vita stessa. Però io provo a insegnargli a non vivere come me. Che comunque... L'esempio al contrario, spero che funzioni. E come si fa? Cioè tutto il tempo tu fai una cosa io e io faccio poi... una cazzata, lo vedi che questo non si fa, lo vedi quanto è coglione papà, questo non si fa. Spero che... Tu appena vedi che ti guarda tu gli fai... Così. Vabbè, anche questo è un modo. Però voi vi siete accollati, avete intrapreso anche la via didattica nei confronti dei comedians e delle comedians italiani con vari modi, intanto con Get Up Stand Up, che è un laboratorio a tutti gli effetti, che tra l'altro riparte qua, o comunque che è stato, allora, è stato fatto qua, esattamente qui dentro, è stato il qua, giovedì, è nato su qua, quel palco. Cioè, è nato all'Associazione Culturale Due Gatti pre-pandemia, ci siamo spostati quest'anno qui e ogni giovedì da ottobre a dicembre abbiamo fatto un appuntamento settimanale. E lì non è didattica perché lì è solo un appuntamento riservato ai professionisti. Ah, ok, non c'è se più. Se non la... qualche giovane emergente premiato. E man mano qualcuno. No, c'è il lato didattico, sa, nel senso che come fate voi in qualunque laboratorio, ci vediamo il pomeriggio, lavoriamo sui pezzi. C'è quella ma è tra lì, professionisti, comunque siamo tutti professionisti a Get Up Stand Up. Ok, non c'è più la cosa il di il grow up corso, invece che facciamo sì, da me. E quello la pandemia si è portato via. Se la pandemia si ha avuto la meglio. Tornerà, certo, appena. Anche perché nel frattempo però i giovani di Grow Up, Stand Up, che avevano iniziato 2 anni fa, 3 anni fa in associazione, adesso sono giovani che girano. Beh, Sandro a fare Sandro Canori ha fatto il Mocca, Andrea, di Gas, cioè. Andrea e altri giovani che poi ci siamo coltivati in questi anni con i laboratori e con il Comedy Village. Oh, infatti proprio di questo devo parlare, il Comedy Village. Comedy Village che per chi non lo sapesse è un... Villaggio turistico. Della comicità, cioè dove ci stanno spettacoli di stand up comedy la sera, workshop o corsi il giorno, laboratori e tu, insomma si sta un po' di esibizione giorni esibizione dei giovani e che poi stanno, esibizione dei giovani, cioè. E quindi diciamo è pure open mic, quindi c'è cioè di tutto, sì. E ha già fatto due edizioni. Io ve lo chiedo perché sono stato in zero, questo lo dico con nessun tipo di polemica, però comunque organizzato anche tramite prossimo, la mia agenzia pare, mai stato perché mai, noi puntiamo a crescere mai e stato i personaggi invitato di un certo livello ce li teniamo per la terza edizione. Ah, ecco, che è 3 il numero magico, hanno detto esattamente, Tinti esattamente ci serve per la terza, va bene, basta saperlo. Ora, la cosa del Comedy Village, pur non essendoci mai stato, però mi affascina molto perché comunque è una cosa nuova, è una cosa strana e comunque sta portando le persone in un villaggio turistico a dire venite a fare una sorta di vacanza studio per 3 giorni in un posto bello, col mare, con le cose del villaggio turistico, però a parlare di stand-up, a sentire la stand-up, a vedere la stand-up, a fare sì, la stand-up. E comunque c'è cioè una cosa nuova in Italia, ma, cioè, no, ma infatti comunque fine... stai mettendo tanta stand up in mano alle persone in un paese che non è che proprio si porta questa tradizione. Quindi come è andata? Perché 2 edizioni, la seconda già più grande della prima. Sì, che... in un posto diverso. Allora, la prima edizione io l'ho pensata in piena pandemia, in realtà io conoscevo questo gestore di questo villaggio in Calabria perché c'ero andato a fare spettacolo per 2-3 anni.
Quindi a fine spettacolo, alla quinta birra, alla quindicesima canna, gli ho detto: ma ci pensi se anziché le famiglie ci fossero persone appassionate di comicità in questo villaggio? E lui mi ha detto: facciamolo. Pandemia, casino, a giugno lo risento, giugno 2020, ho detto: ma vogliamo portarla avanti quella... No, giugno 2020, che cazzo, no, di anno 20, è adesso? 20. Dove siamo? Mi sa 20. 20. Era l'estate senza Covid, tra virgolette, cioè quando sembrava che fosse finita. Esattamente. Sì, sì, sì. Quindi la prima edizione l'abbiamo fatta con 50 persone in questo villaggetto piccolissimo in Calabria. È stata un'esperienza che è andata al di là veramente delle più rosee aspettative, perché è stato tutto così bello, perché inizialmente uno dice: minchia, che coglioni, una vacanza con comici e gente che vuole fare il comico. Okay, o il villaggio è esclusivamente, sì, il villaggio è svuotato, no, di tutto, è la prima villaggio. Settimana dopo che chiude, no? Esatto. Quindi il villaggio è chiuso, solo... cioè non c'è animazione. Il primo anno ci siamo accavallati con gli animatori per un giorno. Questi qua sono arrivati da noi, ci hanno proposto il gioco aperitivo, sono bastati gli sguardi dei partecipanti per fargli capire che non saremmo stati... Ehi belli, insomma, noi qua facciamo la stand-up comedy, ma quale gioco aperitivo? Quest'anno invece eravamo in un villaggio a Pestum, nello stesso villaggio ci saremo anche l'anno prossimo, ed eravamo in 150. E ho organizzato meglio, Stefano è venuto a posso fare dire, posto pericolosissimo. Ho visto diverse persone coi punti. Ah, ok, perché tu sei vero, tu c'eri l'ultima serata. Questo posto è tutto bianco con delle vetrate sparpagliate qua ovunque, anche se non c'è bisogno una vetrata. Diciamo che sabato i partecipanti del villaggio sono arrivati provati dalla stand up e da tutto il resto. Certo. E sabato sera 5 persone hanno dato una craniata contro ste vetrate. Quindi Saleri è andato al pronto soccorso con 4 punti. Salutiamo il collega Saleri che era al Comedy Village. Andrea Di Castro. Diciamo pure che sono giovani, no, che quelli del villaggio avevano preso dell'alcol pensando che bastasse per tutta la settimana, è bastato per 2 giorni, la prima sera è finito l'alcol e poi prendevano le vetrate, cioè capisci che... Però quelli del villaggio erano contenti, quindi per noi a noi ci torna uno. No, però perché no. Il popolo della stand up, diciamo, si abbandona. Guarda, la cosa interessante, però, visto che tu dicevi pieno di solo stand up, in realtà quest'anno c'erano 3 tipologie di pass. Sì. Pass wire, pass amateur e pass fluffer. I wire erano spettatori e noi abbiamo avuto una 30 di persone che sono venuti a farsi la vacanza, quindi di giorno si facevano la vacanza, andavano al mare, si buttavano in piscina. Dalle 5:30 in poi cominciava il programma con i talk pomeridiani, poi gli open mic. Sono saliti sul palco 50 emergenti in 4 giorni. Quindi open mic a Iosa, poi gli spettacoli dei professionisti in arena. Quest'anno abbiamo avuto anche Stefano Rapone, cioè Luca Ravenna, tutti, tranne Daniele Tinti. Il prossimo anno chi avremo? Tutti, tranne Daniele Tinti. Vabbè, ma non c'è problema. Daniele Tinti, guarda, io ti invito ufficialmente alla terza, da direttore artistico, ti invito ufficialmente a una delle prossime edizioni. Non so, ufficialmente la alla terza edizione, no, alla terza edizione del Village, sulla quale stiamo già lavorando con Demo Comedy Club, quindi non so se quei giorni posso. Dall'11 al 18 settembre quest'anno lo faremo. Dall'11 al 18, una settimana di comedy. Quest'anno sarà una settimana. Gli altri anni è stato 5 giorni. Comedy sequestro. La domenica sera si ha un po' l'esigenza di andare a fare un attentato kamikaze a Zelig, tipo dopo una settimana così. Che salutiamo. Però, c'era Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig. Si è consumato il confronto Giancarlo Bozzo versus Filippo Giardina, bellissimo, insomma, che è veramente come True Ogre contro Gin Kazza. Vabbè, stavo facendo riferimento a Tekken. Però... Per noi è stato un momento storico, insomma, si è chiuso un cerchio. Certo, è finito a colpi di vetrata. No, in realtà tutto molto sobrio. Ma sì. So io che mi sono fatto un po' prendere, però va bene. Perché hai fatto l'arbitro? 1, 2, 3. No, io sarei dovuto essere il moderatore, invece alla certa invece... mi è partita la vena, ma mi sono trattenuto. Ti sei chiusa la vena. Allora, Stefano, vuoi fare quella domanda sulla trasmissione della comicità alle persone? No, perché sono curioso di sapere come si insegna, perché voi siete entrambi due, forse i due principali maestri i due principali maestri di stand-up, come delle scuole,
che ne so, di arti marziali, no? Tipo Cobra Kai, non lo so, siete i due personaggi, i due maestri Miyagi della stand-up comedy. Però penso abbiate anche degli stili diversi, di, cioè, oltre a farlo anche di insegnamento. Cioè come funziona, cioè come si insegna la comicità e intanto se è possibile insegnare, cioè sì, perché lo fate, però... Guarda, io consiglio che la prima frase che dico di solito a chi partecipa ai workshop è: la comicità non si può insegnare, cioè non te lo può insegnare nessuno a diventare comico, è un percorso lungo nel quale devi sperimentarti prima come persona che come comico. E assolutamente facciamo un lavoro diverso, tanto che ci sono allievi in comune che hanno lavorato con tutte e due, hanno provato a volte a lavorare anche sullo stesso pezzo con entrambi e non è una cosa che si può fare. Non funziona così, no? Io la cosa che ho trovato interessante nel momento, cioè io ho insegnato per anni teatro ai bambini, quindi diciamo che l'aspetto didattico l'avevo già in qualche modo assaporato. Già prima della pandemia facevamo i workshop dal vivo, il primo workshop l'abbiamo fatto nel 2013 a Palermo, ti ricordi? Al Palab. Quindi insomma, workshop dal vivo l'abbiamo... Forse prima pure. Sì, no, di stand-up ufficialmente, dopo Satiriasi. In pandemia è stato interessante perché un sacco di gente con i teatri chiusi, gli stand-up comedian disperati, si sono approcciati alla stand-up comedy. Cioè che non si capisce, nel senso tu investi su un futuro che già è nero per quelli che la fanno oggi la stand up e tu stai iniziando oggi, un saluto a tutti quelli che hanno fatto i corsi, che qualcuno lo vedo qua in giro. Quindi è stato interessante comunque come tanta gente si sia approcciata in questi anni alla stand up comedy e io insegno semplicemente tecniche, cioè tecniche di scrittura di cioè un tu, monologo, sì, come... sì. Sostanzialmente c'è un metodo di scrittura e un metodo di poi realizzazione sul palco della scrittura. Qui dai, quindi, dagli strumenti e poi dici, voi fate, esatto, e poi vediamo quello che avete capito, cioè quello che funziona, quello che non funziona, così, cioè praticamente... Comunque la stand-up è teatro, no? Partiamo sì, da... credo, base. Quindi il teatro non è che si insegna da sempre... Quindi c'è la parte di autore, perché la stand-up appunto è quindi un metodo e un sistema per dall'idea arrivare alla realizzazione del monologo. Il problema è che poi è il gusto personale del singolo che fa la ricerca sul suo stile e il suo tipo di comicità. Ecco, quello non si può insegnare, no? Perché poi ognuno... Da quanto ci hai messo tu a trovare il tuo personaggio comico? Beh, forse lui è la persona più sbagliata a cui fare questa domanda. No, lui, in realtà la prima volta in realtà no, perché è vero che la sua persona è molto vicina al suo personaggio comico, però le prime 10, 15, 20, 30 serate sali sul palco e alcune cose le fai perché dici, oh, fammela fa sta cosa. Dopo 30 serate, quelle cose fanno parte del tuo bagaglio, cioè, quindi, da personaggio comico. Sì, lo stile rendere riconoscibile un po' quello, la tua particolarità. E poi ognuno di noi ride su cose diverse, quindi ognuno di noi avrà buona attenzione a delle cose diverse. Ecco, quindi imparare a capire che cosa ci fa ridere a noi e cosa ci diverte a noi, perché se una cosa diverte a noi abbiamo una possibilità di far divertire anche gli altri. E poi ci sono le tecniche di scrittura e le tecniche di recitazione, perché appunto siamo a fare teatro. Sai che e quindi è complesso il lavoro e più deve crescere anche la persona, perché poi sul palco tu porti quello che sei, se non sei non sai, se non sai non fai. Do cazzo vai. È il mantra della scuola di Mauro Fratini. Bello. Comprerei una t-shirt. Forse per noi che la facciamo comicità, molte cose sono scontate. Una delle cose che faccio vedere all'inizio dei workshop su Zoom, dei video tipo Paperissima, sapete, video divertenti dove succedono delle cazzate, e quelle sono alla base della comicità. Mm-hmm. Cioè deve succedere una cosa, c'è una rottura. Ecco, l'idea che la comicità si fondi sulla rottura per noi è una cosa banalissima, ma quando la dici a persone che si stanno approcciando per la prima volta a questo mondo, la vedono come una rivelazione e dicono, cazzo, ecco adesso capisco come si sviluppa la comicità. E da lì si parte... E poi pure l'esperienza, cioè tutti gli errori che abbiamo fatto noi, mm-hmm, perché poi la stand-up, quando è iniziata Satiriasi, noi non venivamo da storie diverse, chi dal teatro, chi dal cabaret, quindi la stand-up è un linguaggio particolare.
E quindi tutti gli errori che abbiamo fatto, i pezzi che non funzionavano, le serate che sono andate male, poi puoi trasmettere, non fare il mio stesso errore. Ecco, questo è un altro approccio importante, perché poi quando attacchi i pipponi, no? Però chiunque di noi ha sbagliato. Voi siete saliti, lo sapete benissimo quanti errori, quante mazzate. Esatto, le mazzate. Se non lasci, capisci che puoi, dove puoi migliorare. Però appunto ti serve un minimo di strumenti tecnici. Vai tu, se sei collegato a questa cosa. No, voglio capire quella cosa che tu dicevi, cioè voi date delle tecniche e poi fa il comico, l'esordiente fa e più o meno voi supervisionate quello che fa. Diciamo. Io non so come lavora Mauro nello specifico, io seguo passo dopo passo la scrittura del monologo. Okay. Cioè do le indicazioni, si mettono in atto. Si rilegge, si rimettono in atto, si trovano le battute. No, quello che vedo è perché seguire entrambi poi crea problemi a quello che continua. No, non crea problemi. Seguire entrambi, se non hai la consapevolezza che ognuno ha il proprio metodo di insegnamento e che puoi prendere tanto da diversi insegnanti. Mm-hmm. Quindi ci è capitato che alcuni allievi hanno fatto il percorso parallelamente. E invece si sono trovati meglio nel momento in cui a una certa hanno fatto il percorso con Mauro e poi hanno fatto il percorso con me, quindi, e soprattutto non lavorare sullo stesso monologo, perché se io ti leggo un monologo a te, tu mi dici la tua, Daniele mi dice la sua, perché siamo diversi, perché abbiamo un'età diversa, una forma mentale diversa, una vita diversa, un fascino diverso. È bello Mauro. Quello che piace a me non piace a lui. Certo. Ma soprattutto devi piacere a chi scrive, però ecco, questo è... Sì, infatti io ho sempre pensato che il rischio di fare questa cosa, che poi magari si creava troppa influenza sul comico, e quindi il comico poi diventava... E lì non sei bravo maestro. Sì. Quello è, devi essere... Cioè, tu non è che devi indirizzare o far diventare tanti Mauro o tanti Pietro, anzi, devi essere molto attento, appunto, l'ho detto, a cercare il tuo stile. Perché per essere originale, poi come abbiamo visto pure noi tutti nelle carriere, poi sali sul palco, ognuno è diverso, no? Certo. Proprio perché ha ricercato uno stile. E quello è la cosa difficile. Anche perché... perché poi le battute, sai, una più o meno, però poi è come le organizzi e come le porti che fa la differenza sul palco e rende riconoscibile un comedian da un altro. Io l'ultima cosa che faccio, per esempio, è il lavoro sulla comicità in un monologo, nel percorso di workshop. Cioè, prima costruiamo la storia, cioè, che vuoi dire? Dall'inizio alla fine. Le battute sono le ciliegine sulla torta, le finestre del condominio. E l'ultima cosa, che poi, questo, dico sempre, questo è il mio modo di scrivere i monologhi, quindi non è il modo in cui si scrivono i monologhi. Io trasmetto il metodo che a me mi ha portato dove sto. A tintoria, cazzo, cioè. E a te al Comedy Village, però vedi che tutto torna. Infatti, cioè, questo è uno scambio. Che brutto quando si finisce la birra. Che brutto, però forse potremmo chiedere. Io ho al buttato Monk l'amo. Se possiamo avere un'altra birra. Vabbè, perché adesso sta prendendo già l'ordine da altre persone. Però poi glielo chiediamo. No, che tra l'altro la cosa che dicevate, ognuno deve sviluppare il proprio stile, che invece quando uno inizia, quando uno si approccia alla stand-up, e parlo perché anch'io l'ho fatto, ha visto i comici americani, italiani che gli piacevano, e uno arriva e scrive come pensa che scriverebbero loro. Cioè, io mi ricordo i primi monologhi che ho scritto, stavo in Inghilterra, scrivevo in inglese, scrivo dei monologhi che fanno ridere forse se sei Chris Rock nel 97. Sicuro no se sei Daniele Dinti nel 2015, questo lo posso garantire. Però scrivevo pensando, è io che urlo sul palco. Cioè, scrivevi spettacoli per i neri, quindi. Sì, sì, perché mi vedevo un sacco di comici neri e scrivo tutte cose. Ecco cosa non andava, neri. Daniele. No, ma infinite cose. Però tu sali e cioè, comunque cerchi di emulare, ma non lo fai neanche apposta, non è che copi, però cerchi di emulare l'atteggiamento di un comico con cui sei particolarmente affine, e invece dopo lo fai un po' di volte e ti accorgi, ah no, però sai che non sono Chris Rock, pensa che non sono. Infatti, e quindi... primo pezzo di Daniele Tinti, quanto è difficile essere neri. È vero, a Roma. È vero. Venuto giù l'occhio caffè. Raccontava una cosa. Certo, mia vita in un quartiere difficile, re di Roma. Esatto. Sì, sì, esatto. Crescere all'Aquila in centro, la mia struggle.
Io la ritrovo tantissimo sta cosa, cioè, secondo me intanto il comico bravo è quello che ti fa percepire sul palco che sta cosa la potresti fare pure tu. Ci ammazza, vabbè, che ci vuole, salito sul palco a raccontare i cazzi suoi, che ci vuole. E tanti si approcciano alla stand up e alla comicità così, vabbè, che ci vuole. E molti arrivano con l'idea della stand up, che secondo me è un'idea sbagliata, no? Quella di andare contro qualcosa o contro qualcuno. No, perché c'ho sto pezzo contro. No, a me mi stanno sul cazzo quelli del tram, a me mi stanno sul cazzo. Aspetta, ti stanno sul cazzo gli altri, ma tu dove sei in tutto questo discorso? Quindi il percorso interessante è poi che alla fine comunque l'allievo si ritrova in mezzo a livello umano, cioè quanto vuoi mettere in gioco della tua vita? E più sei disposto a perdere sul palco, e più puoi fare robe interessanti. Cioè se hai penso che tu lo citavi prima, Louis C.K. quando parla dei figli negli spettacoli, io penso che qualche problema a casa ce l'abbia avuto, sì, con figli. Beh. E moglie. Quindi quanto sei disposto a mettere in gioco della tua vita? Io l'ho fatto pure e mi sono separato. Questa, ispirandoti a Louis C.K. No, però quella è una storia a lieto fine, quindi sì, sì, no, come career move, sì. Questo è un consiglio ai giovani comici, cioè una certa separatevi alla prima separatevi. No, però prima tu dicevi una cosa, Mauro, che si fanno degli errori e poi se non lasci e sei disposto a metterti in gioco puoi migliorare. Oh, però ci sono delle persone che si approcciano alla stand up, e lo dico con difficoltà, che ti viene da pensare tu dovresti proprio lasciare la stand up. Ecco, da educatori, come si dice, se si dice una cosa del genere? Cioè si può dire, guarda che sta cosa, perché comunque ci sono le persone che... Dato io toglierei di mezzo sto termine educatore che mi mette in ansia, educatore, ma da, che cazzo mi si... Cioè nel senso... Da sensei. Ma è maestro figo, secondo me. Da maestro. Sensei, sì. Vabbè. Io li chiamo i bambini ciccioni alla scuola calcio, questi fenomeni qua. Ok, che salutiamo. E come un bambino ciccione a scuola calcio è una quota. Una quota? È una quota mensile. E l'allenatore non dirà mai al genitore, tuo figlio non ce la farà mai. Quanto è denaro. Gli dirà, portalo, sicuramente ce la metterà tutta e diventerà Totti. Certo. Noi no, io non gli dico diventerai Chris Rock, perché c'è già Daniele Tinti che fa in mano di Chris Rock. È questione di mesi. Però io spero che se ne rendano conto loro, visto che è un lavoro personale, cioè alla fine ci devi arrivare da solo, no? L'obiettivo principale non è solo diventare un grande comedian, no? Sì. È sempre come il teatro, cioè è il mettersi in gioco, e comunque ognuno ha un percorso che non è soltanto diventare un bravo comico, ma affrontare certe paure, certi limiti, certi blocchi. Quindi si lavora pure su questa parte che è emotiva, psicologica, che va al di là del fatto che poi tutti diventeranno bravi. Questo succede in tutti i lavori, no? Okay. Ma anche in tutti gli hobby, però, se ci pensi, esatto, anche in palestra, quindi tu, cioè, non è che su tutti i bodybuilder, cioè, comunque è un percorso, non dico terapeutico, ma c'è anche un aspetto molto psicologico di affrontare appunto quelle che sono delle carenze. E costa meno di una terapia. E costa meno di una terapia e ti diverti di più. E invece secondo voi, quando tu vedi queste persone, no, e dici mazza, questo proprio non gliela fa, è possibile che la persona che dici questo proprio non gliela fa, che poi gliela faccia? Porto ad esempio alcuni casi international, tipo Doug Stanhope, che Doug Stanhope pare che per i primi anni della carriera, che faceva comicità comunque di osservazione, facesse schifo. Cioè proprio era uno che lo dicevano tutti, ma lo dice pure lui, dice beh, io facevo cacà, ma proprio per anni, e tutti dicevano Stanhope non ce la farà mai, fa schifo, te pare? Poi ha scoperto parlare di se stesso, portare il mostro che c'era dentro, ma tipo dopo ma 10 anni di merda, cioè proprio un comico di merda, uno che sale e tutti dicevano esatto, ma che fa sto coglione? E poi Doug Stanhope, perché non ha mollato e non sa quando arriva lo sblocco. Perché se uno capisce le potenzialità, cioè dei ragazzi potenzialmente eccezionali, però devono essere consapevoli che possono essere così comici, ma in realtà noi ci auto-boicottiamo, ci blocchiamo, e quindi sul palco non riesci a dare quello che potresti dare. Però se arriva una scintilla, potrebbe succedere quello che dici tu, cioè capisci la maniera.
il modo. Se, tra se hai fatto 10 anni poi di palco, certo che c'è talento, cioè, io ho visto certo fare serate clamorose, scusa memoria, a Emergenza, ma anche al Village è successo che tu le vedevi in prova e dicevi mamma mia stasera, mamma mia, poi salivano sul palco e spaccavano. Ok, quanto sei consapevole che quali meccanismi tu sapresti ripetere, o è semplicemente una botta di culo? L'altra cosa che si lavora è sulla, che cioè un percorso che dovresti diventare un professionista, no? Quindi devi ripetere quella performance, devi ripetere la capacità di scrivere monologhi in tempi ragionevoli, cioè non è che puoi fare un monologo a sculare sì. e poi l'altro lo scrivo fra un anno, no? Quindi devi imparare una metodologia che è personale di ognuno, comunque per produrre monologhi in tempi ragionevoli, se sei un professionista, se altrimenti sei un appassionato. Questa cosa ancora non ho capito come si fa. Però quello c'è, cioè, presente, cioè io pure l'ho visto un botto, ci sono un sacco di persone che iniziano con un personaggio in testa e quando sono scarsi a fare palco, perché hanno appena iniziato, fanno più ridere perché sono inevitabilmente più meccanici e più personaggio e quindi partono forti, cioè hanno i primi monologhi che spaccano. Poi quando sono più a proprio agio sul palco diventano meno bravi e quindi hanno questa cosa e sono partiti forte, poi sono scesi per magari 2 anni e quello ti devasta, perché tu inizi e dici mazza, ridono tutti, 6 mesi dopo non ride più nessuno per 2 anni e tu sei nel panico totale perché sei diventato paradossalmente più bravo a stare sul palco e fai meno ridere, sei meno buffo e quindi poi devi ripartire da capo e riparare a fare quella roba là. Ti sei giocato gli argomenti forti, cioè subito hai già parlato di Dio, delle pippe, papà, mamma, tutti gli argomenti, diciamo la spina dorsale della comicità alle prime armi, Dio, la masturbazione, quello, poi dopo impari a prendere qualsiasi argomento. Io li cazzo invece quelli che arrivano con l'idea di fare il pezzo sulle pippe, il pezzo su Dio, quindi cioè fino a se stesso, perché è un pezzo da stand up, no, sì. Cioè oramai che senso ha, basta, cioè no, nel 2009 aveva un senso salire sul palco e dire delle cose, oggi sono passati 13 anni, nel frattempo è arrivato Instagram, Netflix, TikTok, è cambiato il mondo, oggi dire sborra sul palco non è rivoluzionario come quando Montanini nel 2009 saliva e diceva sborra, oh! Oggi se sali sul palco e dici mi piace il cazzo, vedi Alalli, non ha lo stesso effetto, quindi di 13 anni fa. Si può dire che finalmente la sborra è diventata la suocera. Esattamente. Possiamo dire. La sborra e la pedofilia è la suocera della stand up, noi lo diciamo da anni sta cosa. Finalmente ufficiale, la sborra raggiunge la suocera, sborra suocera pari, X. Sborra, pedofilia suocera, è il traffico? È vero. Pedofilia e traffico, mi fa molto ridere. E Dio è il supermercato, sono i tre temi predominanti. Sì, pure Dio. Io, il mio primo monologo era su Dio, successo, vabbè. Allora, Dio, perché sono nero? Era il primo monologo, glielo chiedeva in inglese però, quanto avrebbe fatto ridere, invece non avevo gli strumenti. Dio, perché... E Dio, ma Daniele, ma che cazzo dici? No. Dio, ma io... Perché mi hai fatto nero? Ma infatti non... Forse lo scrivo adesso. Il titolo del monologo è Quando ero Chris Rock. Esatto. Però cioè, questa cosa qua forse è ancora valida tipo in televisione. Forse in televisione ancora può essere, cioè dire, parlare. Sì. Alcune cose. Ah beh sì, in televisione. Ci siamo rimasti a pre 2009. Daniele, se ne va. Ne approfitti. Si parla di Dio. No, in televisione sì, vabbè, in televisione però è televisione, lo sappiamo come funziona, Ste, quindi non mi stupisco nemmeno che in TV alcune cose non te le facciano dire, però per esempio è cambiato anche il limite che c'è in TV. Cioè nel momento in cui la vulgata dice che non si può più dire niente, non è vero. Se vedete i programmi TV di oggi rispetto a 10 anni fa, si parla di alcune cose, soprattutto della comicità, si utilizza un linguaggio che 10 anni fa non si utilizzava. Sì, questo è vero. Cioè c'è sempre comunque un limite, perché poi ho scoperto anche che il limite in realtà è molto soggettivo in base al programma e a chi ci mette la faccia, più o meno. Cioè, uno pensa che la televisione c'ha delle leggi, no? Perché la Rai, no, in realtà dipende da chi fa il programma, se le fa lui. Quanto vuole usare l'autore, il capoprogetto? Questo è un argomento che discutevamo anche con Giancarlo in TV. Tu hai fatto TV, io ho fatto qualcosa in TV, Mauro ha fatto qualcosa in TV. La censura più brutta che io ho respirato è l'autocensura. No, questa non la facciamo perché ce la tagliano.
come? Non, già, noi non la facciamo sì. già a monte. Sì, cazzo, sì. se ci censuriamo già nel pensiero, capisci che poi il materiale a disposizione diminuisce sempre di più. Io alle Iene ho avuto questa difficoltà, questa no perché ce la tagliano, questa no perché ce la... ma chi ce la taglia? Una volta uno, una volta l'altro, ma ce la taglia. Poi la metteva e gliela tagliavano. Certo, quindi. Una volta, una volta ho fatto il servizio per Confalonieri, mi hanno detto guarda che questa la taglia, su Maroni. Ha detto questa la tagliano, questa chiama Confalonieri 5 minuti dopo. Com'è andata? Ha chiamato Confalonieri 5 minuti dopo. Sì, però sì, molte volte l'autocensura è brutta, però dall'altra parte sono persone che tengono famiglia, Stefano. Cioè poi è il lavoro. Mi chiama la Rai per fare un programma. Che programma devi fare? Un programma che vada bene, allora io ci metto la sborra. No, stai sbagliando tu, non stanno sbagliando loro, stai sbagliando tu che vuoi fare una cosa che non è attinente a quel contesto lì. Sì, sì, è vero, cioè, allora a questo punto dipende da... Poi alla fine sì, perché anche i programmi tipo... cioè quali sono i programmi in realtà in cui che sono più liberi? Tipo forse Comedy Central era un po' solo più quello, libero, cioè, ma però forse neanche perché non lo vede. È una tipo perché non lo vede nessuno, perché no, perché sì, vabbè, è una nicchia di... comunque una tipo a pagamento, quindi c'hanno una responsabilità limitata. Ma forse neanche lì, cioè neanche lì c'hanno comunque a un certo punto, mi ricordo una volta a Saverio tagliarono una cosa, un'intervista finta che avevamo fatto su col Papa. Le faceva queste interviste tipo però quella cioè, ebbero paura a tagliarci. Guarda, pure... io mi ricordo una riunione durante una delle prime edizioni di Stand Up Comedy, forse la prima addirittura, quindi parliamo del 2013 o 2014, prima riunione con la lettura del copione uno di Comedy Central che chiede a Filippo Giardina: Filippo, ma qua Dio deve venire per forza? No, qua deve venire per forza in faccia a Dio, non mi ricordo chi. Sì, e Filippo gli ha detto: sì, ok, basta. Finita così, questa era la riunione per la lettura del copione. Quindi, negli anni in cui noi abbiamo fatto stand-up comedy, noi abbiamo avuto veramente libertà totale. Poi negli anni a venire... Però era solo comedy che poteva... ma il problema non è tanto la volgarità, il problema sono i tempi della televisione che non ti permettono di fare un monologo vero, di stand-up. Cioè, al di là della volgarità, che è l'aspetto... poi dopo i tempi, non c'hai i tempi per fare il monologo, devi andare in corsa, cambia completamente il ritmo della televisione rispetto a quello che può fare in una sala, no? E quindi è un altro mestiere. Semplicemente, è completamente un altro lavoro. E al di là della volgarità e al di là del fatto che comunque la televisione non ti permette di poter portare dei pensieri di senso compiuto, no? Leggermente dipende, quindi però sono sempre a te, ti fanno, adesso sì, la libertà è di cazzo sborra, però se dici qualcosa seria, qualche pensiero che dà fastidio, vedrai che lì ti censurano, no? Cioè non censura la volgarità, perché siamo tutti fighi se siamo volgari, ma se dici qualcosa che dà fastidio, che dici durante gli spettacoli stand up, là ti censurano sicuro. Però anche lì è sempre in base al contesto, perché per dire nello contesto. Scenario televisivo odierno, se tu vedi un monologo di stand up in un programma come Propaganda Live starebbe benissimo, cioè non farebbe... Infatti, però non li fanno. No, fanno altre tipologie di monologhi, però c'è Aprea che fa i monologhi, c'è anche l'altra... oddio, l'altra che brutta cosa che ho detto, come si chiama adesso, verrò accusato di sessismo perché non lo so, vabbè, cioè, comunque fanno monologhi e ci starebbe benissimo un monologo di stand up comedy con i tempi della stand up comedy. È il programma che fa la differenza. Nella parentesi finale delle Iene, Pregiudizi Universali, quello che ha fatto sia Giorgio che poi Duro, Lastrico, lì ci stava, era pensata per quella cosa lì. Infatti l'hanno tagliata. Hanno fatto tre comici diversi, poi l'hanno tagliata. Andava pure. Lastrico ha fatto diverse puntate. Sì, ok. Salutiamo Lastrico. Salutiamo Lastrico. Non lo conosco. No. I contesti cambiano. È vero, è vero. Infatti, non è. Cioè, però sarebbe ancora, appunto, tornando al discorso iniziale, queste parole, appunto. Cioè, è strano che la televisione è comunque. Cioè, che tipo comunque in qualche modo rimasta indietro rispetto a quello che si è fatto. Beh, la televisione fa ancora censura di destra e non fa ancora censura di sinistra. Cioè, Pio Amedeo dicono le cose che in tutto il resto del mondo occidentale non le esiste, puoi dire. Sì. Cioè, il monologo sui neri
cioè, se lo tu leggi... lo sai bene in quanto persona, in quanto nero, afroamericano. Lui si è sentito toccato in prima persona. No, però sai, lo vedi là e comunque siamo italiani e dici, ma sì, sì, usi sta parola. Lui però ha detto, io ste cose le posso dire, ma voi... Qua, quando se lo vedi tipo sui profili Twitter degli americani, sì, degli sì, inglesi, e dici, hanno fatto sto monologo, e lo leggi doppiato, sì, dici, sì, effettivamente in prima serata fare un appello e dire, negri, non vi offendete, se lo leggi tradotto, dici, boh, infatti lì è non mi torna sto monologo. È scritto male quel monologo. Cioè, sì. Lì è scritto male, cioè sì, bisognerebbe spiegargli come si scrive un monologo. In quel stai caso, parlando con il premio della, forse loro hanno vinto il premio della stand-up, della satira, no, della satira. Mi sa pure della stand-up, premio della satira, della satira. Vabbè, con quel monologo. Comunque salutiamo più Amedeo, se volete venire a Tintoria, sì, siete tappeto, no, rosso. Ah, per la stand-up, eravamo categoria, in villaggio. Categoria stand-up. Eravamo al Comedy Village, eravamo al Comedy Village. E a un certo punto abbiamo detto, regà, ma mentre noi stiamo qui, il villaggio per la comicità, Rapone, Giardina, Ravenna, questi hanno vinto il premio per la stand-up. Per la stand-up, sì, sì. È così. Si vabbè, ci sta. Così sì. E invece, appunto, fa ancora la censura, quella che viene da destra. Poi adesso non è che, però, insomma, se provi a dire in televisione qualcosa su Dio in Italia, figurati, dici, no, guarda, non, da questo ricchio non ci sentiamo, non lo puoi fare. Però se vuoi dire qualcosa sugli omosessuali, proprio apparecchiamo il buffet per dopo la puntata, senza problemi. Oh, io adesso volevo fare una domanda ancora più tecnica. Ora mi dispiace, io purtroppo ho questa curiosità con le persone che fanno comicità da prima di me in Italia, e visto che un sacco di domande di curiosità me le sono tolte quando siete venuti le prime volte a Tintoria, adesso c'è una cosa veramente specifica, mo mi dispiace per i presenti, magari a qualcuno che interesserà. Io vorrei parlare di agenzie. No, ti giuro, adesso c'ho sto cruccio. Allora, prima io sono entrato nel mondo della stand-up, che già c'era la stand-up comedy. Quando ho iniziato io c'eravate voi e non c'erano locali, però già io dicevo faccio stand-up e cercavo posti dove fare stand-up, e poi sono spuntati posti dove si faceva stand-up. E poi sono spuntate mano a mano le agenzie, alcune andate bene, altre andate male, e eccoci qua. Ed eccoci qua. Prima di questo mondo qua, cioè prima di Satiriasi, o comunque agli inizi di Satiriasi, come ci si trovava le date? Cioè, perché a un certo punto di Satiriasi poi vi cercavano dicendo, oh, voi siete quelli di Satiriasi, venite a fare Satiriasi, e voi dite, ah, però uno alla volta. Allora ci restavano male, sicuro. Senza dubbio, sì, sì. Ecco. Diverse cose. Però prima uno come diceva, mo me vado a cercare un bello spettacolino a Catanzaro. No, ma era tutto diverso. Cioè era... È veramente era un mondo diverso. Io stavo con, all'epoca, ADR, che è l'agenzia di Figa Repicone. Salutiamo. Mago Forrest, agenzia grossissima. No, Figa Repicone, guarda, se entrassero adesso, lascerò il microfono mio e tra l'altro Rapone, io sto vedendo la serie su Netflix di Figa Repicone. Incastrati? Non è male. Non l'ho vista. Non l'ho vista. La consiglio. Sto vedendo Manifest in questo momento. Lo sto vedendo pure io, ma sto in trip, mannaggia. Senti, guarda. Ma... No, non mi di niente. No, ho visto niente. L'inizio, però. Sono alla terza stagione, io sto lì. No, io ho visto i primi episodi. Ok. Ma ti piace? Allora, non lo so ancora. Per me, sono in quella fase tre in cui stagioni, no perché allora è una delle classiche serie in cui io maledico gli sceneggiatori, perché sono bravi bastardi, perché ti mettono quel meccanismo per il quale finisce la puntata e dici minchia, ma la voglio vedere la prossima, e quindi io sono rimasto appiccicato, okay, per tre stagioni. Se poi il finale sarà tipo Lost, no il finale non lo so, però a me sembra, cioè beh, il rischio è quello, il rischio Lost mi sembra. Ah, io me la sto vedendo perché c'ho un fascino. Sembra una cazzata? Mi sembra una cagata. Forse sì, è una cagata, sì. Stefano. Però tu puoi salvarti, io ci ho già perso troppo tempo per tornare indietro. Cioè, io voglio finirla adesso. No, ma io ogni tanto. Aspetti, che... ogni tanto me le vedo queste serie. Me le vedo queste serie perché ho visto. Cioè, tipo, non so, ho visto The Centos. Io lo chiedo. Come no? Mamma mia. È una cagata assurda. No, però l'ho vista tutta. Però 5 stagioni le devi vedere. Per io l'ho vista tutta. Alla seconda era già. Sì, ma la seconda era già. La seconda uno dice, vabbè. Ma già dopo due episodi. No, però è bella. L'idea iniziale anche lì è molto bella. L'idea è carina, però. Figo. Sì, però sì. Poi... Qual è l'idea? Diteci l'idea. Stai l'idea parlando è di serie oscure. Hanno allora mandato. Cioè gli unici umani. The Hundred, questo decento qua. Decento, con le sigarette. Esatto. Hanno mandato. Gli umani superstiti sono su sta navicella spaziale che gira intorno alla Terra. Perché l'idea originale. La Terra è invivibile. È invivibile. L'hanno pensata loro questa. Smog. Aspetta. Ci ha fatto Chris Rock pure un film su questa cosa qua.
alla certa che fanno, oh, forse l'aria è respirabile, forse perché non mandiamo, forse una cazzata, perché non mandiamo qualcuno di noi a vedere, chi mandiamo? I 100 pezzi di merda che abbiamo sulla nave, quindi mandano sti giovani reietti. Però già, secondo me già questo è un problema, perché tu non è che mandi 100 pezzi di merda, mandi 100 adolescenti che comunque so il futuro, cioè, capito? Cioè, pure sono stronzi, mandi il futuro a morire. Erano 100 adolescenti allora, ribelli. Sì, sì, erano mezzi carcerati, mezzi nel riformatore. Cioè, però un po'... tutti fregni. Parecchi, cioè, parecchi. Sì, tanta carne. Dai, parecchi. Dai, allora è bello. Da protagonista no, questa ma c'è l'intuizione. C'è cosa... non mi ricordo con i nomi. No, ma sicuro, la prima stagione, quella che poi muore... Muore schiattata. Muore male, muore malissimo. Muore. Lo dico che quelli stanno. E cioè, già sono. Vabbè, ma non la vedete? Vi stiamo dicendo, che è una cazzata. Cioè, è brutta. Torniamo al podcast degli spoiler. Sono rimasti. No, poi sono 99, sempre meno. 98. E il titolo non lo cambiano mai. Il titolo. Il titolo la quinta stagione si chiama The 47. Vanno no, a pulire, poi, ma è assurdo perché poi c'è senza no facci spoiler ma spoiler se praticamente... state a casa spoiler ma, state qua cioè sto protagonista tipo uccide cioè dovunque va crea fa una strage no per tutti quanti oh sei una grande sei cioè, grazie, non si capisce è vero e poi a un certo punto i viaggi terra spazio diventano così scusa vado un attimo nello spazio e torno cioè si rincontrano dopo che sta navicella ha girato per anni nello spazio a terra su un punto che nessuno aveva deciso e lei dove sta? Lì Mauro no, ma, vedo no, che Mauro ha una domanda cioè ma tu è questa che dici che può essere una cazzata no no allora, no questa ho la certezza che sia una cazzata l'assoluta certezza cioè, sei indeciso su un'altra no ho il vago sospetto il vago sospetto dopo no, tre stagioni c'hai cioè, sta sensazione qua dietro l'altra cioè se tu racconti la storia di quest'altra è tipo una specie di Lost diciamo a un certo punto di vista perché tipo c'è sta aereo che a un certo punto questa è l'incipit di questo manico poi l'alerta di nuovo i primi 5 minuti è fighissimo no l'incipit è bellissimo ecco noi dovremmo vedere solo gli incipit delle serie mortacci loro solo i primi 5 minuti e poi lascia immaginarla noi ce n'è sì. Dai di sti incipit cioè, di chi lo vuole vedere che se schianta sta pure no, queste no. Ci stanno 100 no. persone no sì. no e uno chi è? Chris Rock ci stanno a corto di testo periodo sempre per l'aria stanno alla brucia a Netflix cioè, allora ci stanno, ci stanno. Con la stessa scena aspetta che qua l'incipit stasera manifesta questa è astronave o aereo una se schianta una vanno nello spazio giriamole tutte azione qua aereo prima che dici l'incipit sì. Posso dire che gli italiani hanno gusti di merda perché io Manifest l'ho vista perché top 1 in io Italia pure. E to la vedo ci avete gusti di merda ma siete infatti, voi la colpa per la quale poi è vero. Ma siete voi due allora. Siete gli unici no, che avete visto questa serie tutte persone no guarda lei l'ha finita è una cazzata non l'ho finita uno, due, molto tre bella. Molto bella allora siete voi tre no Manifest è la vai. Serie che tu vedi quando stai a casa sei malato non vai a scuola accendi c'è Walker Test Stranger e poi c'è Manifest cioè dovrebbe essere quello slot lì secondo me sì, parte ma ve la vedete voi tre noi siamo tutti su It's Art a guardare quanto potere in lingua originale e voi abbassate le statistiche vabbè comunque gruppo di persone in vacanza tipo dov'è in Giamaica Si fuma. Devono tornare a casa, però c'è l'aereo in overbooking. Alcuni di voi prendono quest'altro aereo e quindi sta famiglia, un gruppo di questi, prende quest'altro aereo che arriva un po' più tardi. Solo che il primo aereo dove stanno tutti gli altri va a terra normale. Il secondo aereo a terra normale a terra, per però, loro. Però 5 anni dopo. Cioè, oh, tipo, shit. Cioè, quindi, per quelli dell'aereo è passato il tempo del volo. Sì. Per chi li aspettava per terra sono passati 5 anni e mezzo. In questi 5 anni e mezzo sta aereo è scomparso. Non si sa che cazzo di fine ha fatto sta aereo. Da lì inizia il film. Ti piace? No! Ammazza. Aspetta che la finisco, poi chiamami e ti dico se ne vale la pena. 5 anni però, è stata gira a 6. Bellissimo. Bella sta storia. No, però no, sembra bella. Però fa ridere perché ci sono delle cose ridicole. Tipo, c'è sta. Anche oggi serviamo noccioline. 4 anni e mezzo e vai
No, no, perché loro non lo sanno. Come possa alzare? Cioè, ci sono due gemelli, no. Ci sono due gemelli che in Giamaica avevano la stessa età e si ritrovano, uno sempre di 6 anni e l'altra di 11. Pure hanno separato le famiglie, sì. No? È merda. Ma infatti, no, loro si sono separati perché hanno detto: sì, andiamo in quell'altro aereo, ci danno un bono di $400. E vedi, chi rincorre il denaro. Vedi? Grande però, metafora, cioè, qua. Però per questo noi facciamo i comici. Perché in realtà è scritta un po' pure a caso, cioè gli episodi. Ma che succede per 5 anni? Succede? Rapone, io penso che tu non debba ancora infierire, perché io la finirò sta serie, quindi. Ma io pure penso che, però piano piano, ho visto pochi episodi, tipo c'è stato in uno, cioè loro sentono delle voci, quelli che sono rimasti poi su quell'aereo, arrivano nel nostro mondo e sentono tipo delle voci, e tipo sta a camminare, però sono tipo voci recitate in maniera aulica, cioè come tu stai a parlare. Alle uscite di sicurezza si trova. Oh no, di nuovo! Ma vi dirò di più, alla seconda stagione a un certo punto esce uno da una caverna che era morto e dice: oh cazzo, sono di nuovo vivo, e non era sull'aereo. Mamma mia ragazzi, ma siete, Mauro, alla terza stagione tre annegano nel lago, no, ma non sono annegati perché poi sono di nuovo vivi. Mauro, ma gli vuoi fare una domanda a tutte e due? Perché vedo che c'è una domanda. No raga, è una cazzata, l'abbiamo capito tutti, ma me la fate finire almeno, voglio sapere almeno, no, ho visto sta cazzata, voglio sapere come va a finire. È un fantasy. E io spero che finisca, cioè nel senso, io c'è scritto tre stagioni, spero che. Ma non è detto che sta aereo, non lo so, andrà avanti. Chi è che l'ha finita? Tu non l'hai finita? Io ti odio. Ma rovinato la nottata, cioè, io speravo di finire quattro puntate e risolvere sto mistero. Perché mo c'è sto dramma che Netflix fa: ti sono piaciute queste tre serie? Peccato, la quarta non esce. Tu fai tipo E io volevo questo invece di questa serie qui. Invece cazzo esce. E quindi ti sarà niente, sti gemelli. Sti gemelli, però sono connessi ancora, nonostante il divario d'età, sono sempre gemelli. Ma poi si sono ritrovati dopo 5 certo anni. Certo, si sono ritrovati. Mauro, qua c'è la data di morte. Quindi è come se mani che si illuminano, ali che spariscono. No. No, è come se tutti, cioè tu torna al tuo gemello e dici: te pensavi che ero morto, invece sono invecchiato, e te vedi come sono atterrato proprio. In andate tutte e due a terapia e si riparte. Mamma mia. Gente che si è risposata, gente che non ha retto la botta. Certo, immagina, cioè, se tu, che ne so, in aereo scompari, poi torni, come ci trovi tra 5 anni? No, ma come? Quindi l'hanno annunciato scomparsa. Benvenuti alla 1800esima puntata di Tintoria qui al Monk. Con Pietro Sparacino che è ospite per la 77esima volta. Io faccio una battuta sulle canne e poi ti guardo pure là. Oh, Pietro. E io spero di dirti: ho smesso da 2 settimane. Mi dirà. Ci sarà un nero. Un viaggio, sai. Sull'aereo non si poteva fumare. Ci sarà uno nero che sarò io finalmente. Finalmente la tecnologia verrà incontro ai miei bisogni di uomo bianco e dirò: ah, però finalmente. Voglio i privilegi, ma voglio poter dire tutto. La cosa interessante è che noi avevamo aperto una parentesi, e poi in questa parentesi abbiamo aperto un'altra parentesi che è diventata in realtà il main plot che è le serie TV. Ma di che cazzo stavamo parlando? Non mi ricordo prima? Più. Le agenzie! Le agenzie! Vedi la memoria. Oh, la memoria. Poi dicono le canne. Pensa se non mi facessi le canne, mamma che cazzo mia, sarei? Sai chi eri? Eri Cristo. Mamma mia, Miro. Lo so. Ho avuto una birra e mezzo. Le agenzie, delirando. Allora, io fino al 2009-2010 alzavo il telefono, c'è una serata in questo locale qui, il cachet è tot. Io fino al 2009-2010 non c'erano i social e questo ha cambiato completamente. Io non facevo una cura di immagine del mio personaggio, io facevo il comico, l'agenzia mi chiamava, andavo a lavorare e esisteva Facebook e io andavo a fare la serata e scrivevo su Facebook che c'avevo quella serata il giorno stesso, cioè stasera sto lì. E c'erano le agenzie che lavoravano principalmente con i comici che avevano un bacino di pubblico. Cioè le agenzie sceglievano gli artisti da rappresentare in funzione dei risultati delle programmazioni televisive, no? Sì. Cioè c'è Zelig, tu fai un pezzo da paura, Checco Zalone, l'anno che è esploso Checco Zalone, tutte le agenzie, vogliamo Checco Zalone. E quindi si accaparravano i vari comici che funzionavano, quindi il management è morto da anni, cioè non esiste più l'agenzia che prende te, giovane comico sconosciuto, e dice: io su di te investo, e facciamo un percorso, lo strutturiamo insieme e vediamo dove porta. Questo è scomparso, ma
da anni, da ben prima del 2010, cioè da quando la comicità è diventata commerciale, e quindi quando sono arrivati i soldi della comicità è cambiato tutto. Sì. Quindi non c'è managgio, arrivati... ma c'è commercio. Quando sono andati via i soldi siamo arrivati. Siamo arrivati noi. Quando sono finiti i soldi siamo arrivati noi. È arrivato Satiria, sì, ci piazziamo qua, noi, questa esatto. Nicchia senza euro. Oggi considera che l'attacco. Le stesse agenzie che all'epoca, scusami amore, che all'epoca lavoravano con i comici, oggi lavorano con gli youtuber, gli influencer, ah, sì. I tiktoker. Dove stanno e i vendono soldi? Le serate in discoteca. Al centro commerciale. Esaurito, ma anche noi andavamo a fare spettacolo ai centri commerciali in quegli anni lì, Cioè, i contesti in cui si faceva spettacolo sono rimasti sempre gli stessi, sono cambiati i protagonisti all'interno nel frattempo, però un tiktoker dura un anno, ok, esaurito uno, l'agenzia fa lo stesso meccanismo che faceva con il comico, si esaurisce che Cozzalone, buttiamo che Cozzalone, prendiamo un trio che si chiama La Ricotta, buttiamo La Ricotta, prendiamo Giacobazzi, buttiamo... Salutiamo sia la Ricotta che Giacobazzi. Sì, ho detto che Cozzalone, insomma, che Cozzalone, diciamo, non ce l'ha fatta. È uno che non ce l'ha fatta. Siamo preoccupati per lui. Che se vuole venire, quindi, a Tintoria, io gli dico no. No, che Checco, mi dispiace. A te no. Così come negli anni. Negli la Ricotta, anni... la Ricotta, quando vuole. Il fratello. Oh, facevano un pezzo bellissimo la Ricotta. Posso dire, a me già mi fa ridere. No, io ho una comicità che se mi faccio i volte it's okay. Ma poi tu sei un comico inglese, insomma, quindi okay. Dovresti saperle certe cose. Sai. Quindi, come all'epoca, oggi le agenzie, se stai cercando un'agenzia, quella nella quale stai va benissimo, va bene, per no, i live. No, The Comedy Club è un'agenzia per i live, cioè organizza live. Però quello che è cambiato è che adesso il pubblico è il tuo, sì. C'è una soddisfazione grandissima. Io il mio primo tour con pubblico pagante che veniva a vedere specificatamente Pietro Sparacino l'ho fatto sette anni fa. Avere davanti anche 30 persone però che scelgono di pagare 10 euro, 15 euro per venire a vedere te è impagabile, cioè veramente che senti che stai facendo sto lavoro. Sì, infatti è vero, cioè, io non ci ho pensato, c'è questo passaggio, eppure questo è un passaggio che tu vai a fare le serate e la gente magari non sa chi sei o comunque... Quando ho chiamato a tutte e due per la programmazione e entrambi mi avete risposto nello stesso modo, per me è impensabile rifiutare una serata, perché io vengo da quel... cioè a me mi chiamavano, mi dicevano c'è una serata, ci sono tot, vuoi farla? Sì, ok, sti cazzi, so che è una serata nella quale non mi devo preoccupare del pubblico. Perché mi stanno ingaggiando. La serata che organizzo io a teatro 12 e 13 febbraio, a proposito, sono al Teatro dei Servi col debutto del nuovo spettacolo. Segnate, save the date. Occhiaie. Infatti. Quindi quando mi avete detto no, non lo so, il pubblico, la cosa, si vede che venite proprio da una formazione completamente differente da noi, da chi sto lavoro lo faceva già prima, quando il mondo era completamente diverso. Sì, perché sì. Sono le famose serate a cachet. Che magari due o tre al mese così che ti chiamano e ti dicono no, certo. Questi sono i soldi. Sì, sì, però. Ma prima era così, Penso fosse stato così anche per noi fino a qualche anno fa. Cioè adesso abbiamo più una. Come dire, una fan base. Vabbè, c'è una fan base. Soprattutto su Roma. Cioè no, che... ma certo, sì. Ma uno si diverte anche a trovarsi situazioni in cui poter sfruttare la famosa fan base. Perché il tuo pubblico, ed è sicuro che sono serate in cui ti diverti di più rispetto a che andarti a fare una serata in cui nessuno sa chi sei, ti devi fare un culo doppio. Dopo Satirisi capitano serate che non sapeva chi eravamo e non sapevo neanche che era la stand-up. Quindi... Ma manco gli organizzatori molte volte sapevano. Nessuno sapeva niente. Nessuno arrivavate e cioè, voi chi siete? Dice, guardi, ma hai chiamato te. Io sono 5 anni che sto su un aereo. Io. Sono sceso e c'ho una serata noi da partivamo fa. Per una serata, tornavi dopo 5 anni. Lo scherzo, il palco del cinema. A Foggia l'hai fatto? Il tour di Foggia. A Foggia io mi sono trovato davanti un centro anziani. Cioè buono. L'organizzatore della serata aveva portato gli anziani di sto centro anziani per la serata. Grazie, cioè tutto. È andata bene immagino, il centro anziani di Foggia ha ricevuto bene. Quanto mi sono divertito. Però guarda, queste serate sono quelle forse le più divertenti. Tipo io pure una volta sono stato in un... Più divertenti quando le racconti dopo. No, pure quando le fai. Anche quando le vivi, ti diverti comunque, cioè... Sai che non ti puoi prendere troppo sul serio in quel momento lì. È una serata che devi portare a casa. No, ma io di recente insieme a Sandro e a Francesca Esposito che salutiamo entrambi. Abbiamo fatto una serata in una parrocchia che ci hanno detto andiamo a fare questa serata, cioè questo è il teatro della parrocchia. Quindi vabbè, poi
è un Oktoberfest, mi hanno detto. E qui io pensavo, boh, sarò in mezzo alla gente. Poi andiamo là e c'è solo sta parrocchia. Dico, boh, sarà dentro. Entriamo e non era un teatro, ma era il bar della parrocchia. E quindi c'era proprio la cassa e c'era il prete che faceva i panini lui. Infatti era vestito da chef. E io pensavo, ma questo è vestito da prete? Cioè era nero però, capito? Quanti quindi, abiti di lavoro c'ha? Capito? Cioè quindi non capivo se era... C'era il cuoco, invece era il prete vestito da chef. E tipo era, poi tra l'altro era la parrocchia Don Mario. Salutiamo. E c'è Sandro che c'è il pezzo su Don Mario. Ce l'ha raccontata Sandro, come no? E c'è avuto un pezzo, lui ha fatto il pezzo su Don Mario. E senza sapere che Don Mario era lo chef. Che era, non era lo chef, era un prete che era morto, quindi a cui era dedicato il teatro, capito? Ah, proprio così, Madonna. Sì. Quindi diciamo che nel monologo di Sandro Canori questo Don Mario non ne uscì a benissimo, non esce benissimo, sì. Ecco. Però, non gli avrebbero intitolato un teatro. Però la gente li ha apprezzati, più che altro erano famiglie comunque, così, anche anziane. Io sono salito, non ho fatto il pezzo, stavo a fare la prima battuta, una signora mi ha interrotto e ho detto, vabbè, è così che va. E per un'ora ho parlato con... quella signora. Con quella signora. Adesso quella signora è sua moglie. Di che ha parlato? E fa 500 euro. Di lei, che quello di lei. Che fa, capito? Del marito. Parlami di te. Ma tu l'hai visto? Lui su YouTube è straordinario. Del marito. C'ha ore e ore di video in cui non brucia una battuta di repertorio, lo stronzo. Si mette lì a cazzeggiare e parla. Parlo con le signore. Parlo con le signore. Con le signore, vabbè, suonano le campane e lui parla delle campane. Ah, certo. Suonano le campane e mi stai parlando di Udine. A quanto? 2 minuti? Mezz'ora. Sì, infatti ultimamente non mi sono reso conto che non mi sono regolato. Cioè facevo un'ora di spettacolo e poi un'ora di così. Ah, ultimamente ne sei reso conto? Se solo qualcuno te l'avesse detto. Me l'hanno detto varie persone. Sai che eri diventato, cioè, presente quando dicevamo allo Sgargabonzi, guarda che 2 ore e mezza so tante, lui diceva ok, certo, e poi faceva 2 ore e 40. Uguale tu, diciamo, guarda che un'ora di improvvisazione forse è tanto, un'ora e cinque. Ti rendi conto? Stasera siamo con Chris Rock e lo Sgargabonzi. Per me è un onore. Fascistoidi a Tintoria non ne vogliamo, vogliamo solo... Niente. Fascisti veri, certificati. Questo l'hai detto dop anche oggi. Questo anche denominazione di origine patriottica. Esatto. L'apologia che non manca mai. Mai deve mancare. È una gag. E allora io adesso andrei sugli argomenti canonici di Tintoria. Cioè ci sono vari argomenti. Sulle canne basta, siamo rotti, cioè, il cazzo, basta, non vogliamo, basta. Tra un po' saremo contrari alla legalizzazione, basta, per sì, aggiornare un po' le nostre vite. E, Dragon Ball non voglio dire. Scusami, c'ho una domanda per te. Cioè oggi ho scritto su YouTube che sarei venuto qui, sì, e uno mi ha scritto: puoi chiedere a Daniele Tinti perché J-Ax è andato a Kashmir Podcast? Sì. E non a Tintoria. Se allora, non ricordo male, Tinti era un sorcio verde. Sorci verdi, la guarda, sì, già che questa persona si ricordi che era un sorcio verde è notevole, ma se lo ricorda solo per un mio monologo, non per Sorci Verdi. Sorci Verdi, programma di J-Ax, dove noi eravamo andati a fare 5 minuti. Volete sapere quanto ci hanno pagato? Nessun euro. Per un monologo scritto e interpretato da noi su Rai 2, però eravamo ancora agli inizi e per l'appunto abbiamo detto sì. Io sono tornato da Dublino. Lui ha mollato un lavoro a Dublino e è tornato per fare un monologo su Rai 2 5 anni dopo J-Ax. Vabbè, è comunque programma che non andò benissimo. Io ho un monologo dove parlo di questa cosa. Però perché J-Ax è andato a fare Kashmir? Perché J-Ax è famoso e le persone famose non fanno Tintoria, fanno Kashmir. Questo è il motivo per cui è andato a fare. Io non la prenderei bene questa risposta che ha dato. Ma no, però mi permette, J-Ax è più famoso di voi. Cioè siete, no, ma infatti la controprova è che a noi non ci invitano a Kashmir. Certo. Vedi come fila tutto. Neanche a noi, cioè nel senso, quella è una cosa esclusiva. Devi essere tra i nomi che fanno per il Quirinale. Non è che possono fare Saviano, J-Ax e Daniele Tinti. No, cioè, non sta bene. Perché non sanno che sei Chris Rock, ma se tu glielo dici, cazzo.
Oh shit, madonna, guarda, se mai ci vado faccio... Vabbè, comunque gli abbiamo risposto. Gli abbiamo risposto. Perché... Giuseppe Panichi, tipo, si chiama. Penso, sì. Ricordo anche... Comunque, se J-Ax vuole risposto. Venire a Tintoria... Tappeti rossi. Guarda, tappeti rossi. Se no chiamiamo gemelli diversi. Madonna, così. Posso dire, c'è sarebbe una... un privilegio e un onore. La concorrenza. Ma scusami, ma... I Jalisse secondo me dovreste chiamare per Jalisse, secondo, cioè... secondo me vengono ma vogliono i soldi. Secondo me. Allora, secondo me se gli fai cantare Fiumi di parole, no. Forse una canzone nuova, perché è sempre la stessa, cantiamo. Ah, facci cantare una l'ultima canzone. No. L'ultima, ma se gli fate cantare tutte le canzoni escluse da Sanremo, ma organizziamo una serata, oh. I Jalisse la polemica fanno, che non l'hanno fatto. Noi facciamo una serata qua, ragazzi, qua serata bomba. I Jalisse suonano tutte le canzoni che non gli hanno preso a Sanremo in cima. Tutte le canzoni tranne Fiumi di parole. Tranne Fiumi di parole, certo. Organizziamo la serata e io non verrò perché ci sarà l'ultima puntata di Manifest che dovrò vedere in diretta esclusiva su Insart. Solo tu. Vediamo un po', poi non finisce tipo Lost, schermo nero. Pensa, la quarta stagione sarà con l'orchestra, immagino, dietro. Tu l'hai visto tutto? Io Lost ho visto solo per le prime due stagioni. Quindi no, non io sono... non l'ho visto Lost. Ah, non hai visto Lost? No, non ho visto Lost. Vedi Lost allora. No, perché sono poi arrivato ad appassionarmi alle serie quando tutti mi dicevano Lost è una merda. Quindi ho detto, perché vedere Lost se tutti mi dicono il finale è una merda? E quindi non ho iniziato. Ma magari ti piace. Ma non lo voglio vedere Lost, sto guardando Manifest. Sta piace il Manifest. Ma lasciami nella mia merda. È capolavoro. Lasciami nella mia merda, tranquillo. Lasciami morire lì su Manifest. No, poi voglio smettere con le serie TV. C'ho l'obiettivo è quello, Stefano. Perché, non perché smettere? Non no, deve perché è una droga. Che altro devi stai vedendo? Ah, che altre droghe stai usando? Sì. Pensavo che altre... che altre no, una, no, io una serie per volta vedo, però ci vado troppo in fissa. Ho capito. Ne sta parlando con l'analista a sto periodo. Vabbè, non la vedo come un problema, però, perché è bello, devi dire delle... Beh, però magari se si guarda avventure. Tipo 5 ore al giorno... Ma tu non hai figli, non hai figli, non hai scadenze, non hai responsabilità. Vabbè, una puntata ogni... non è mai una puntata, Stefano, non hai imparato niente, Stefano, non e è poi mai dopo puntata. Passa la PlayStation. Uno, perché poi c'è la PlayStation. A seguire. La PlayStation, però, ecco, adesso è dura, abbiamo... E in tutto questo mi faccio le canne, cioè, capisci? Vabbè, capisci i problemi, non è capisci che pure l'analista non sa che cazzo... Capisci perché si chiama Occhiaia il nuovo spettacolo, perché... Entriamo, siamo entrati un po' nel mondo di Stefano. PlayStation, quali giochi? Ma sono banalissimo. Io gioco a FIFA. A FIFA, che sta, per cui Stefano Rapone, ricordiamo, ha lavorato a Dublino e ha mollato. No, era a Madrid. A Madrid. Gioco a Call of Duty, che salutiamo. Tutte le mappe. Se salutiamo. Vuole venire. E la Call cosa... of Duty, qua proprio te cambio tappeto. Cioè, ti dico questo, ci metto un cadavere di un nazista. Salve, Mr. Call of Duty. E la cosa che mi lascia ogni volta basito è che, nonostante io abbia impiegato veramente tante ore della mia vita a giocare alla PlayStation, non imparo. Non c'è. Io no, sul serio, è una cosa. C'ho lo stesso problema. È una frustrazione clamorosa. Molto frustrante. E poi mi vedo magari nickname tipo Beagle 2007 e dico, cazzo, c'ha 14 anni questo bastardo che mi sta facendo il culo e li vorrei ammazzare. In lockdown è stato difficilissimo giocare. Perché ci giocavano perché tutto stavano il mondo. Stavano sempre a casa sti bastardi, quindi... Però, se poi li sfidi a canne... Pigol 2007 a canne. No, è che aspetta, no, io dovrei smettere di lo fare le canne intorno a Troia, no, come devo... Ettore. Lui devi... però questa è una cosa generazionale, perché noi quando eravamo più piccoli giocavamo, non so, ai videogiochi, giocavamo con gli amici, quindi c'era la competitività, però così, cioè si giocava con quello che i nostri mezzi, non è che ti imparavi le cose, i trucchi, le cose. Invece adesso, siccome c'è la cosa online, devi essere performante. Preparatissimo. Infatti, la cosa che io non sopporto è che non ci siano le selezioni dei giocatori in funzione dell'età, del tuo stato. Però in teoria non ci sono delle in base al tuo livello. Sì, al tuo livello. Sì. Però il livello, cioè, io sono a livello 5 a FIFA. Sì. Perché mi capita che qualche partita la vinco, qualche campionato lo vinco, e allora vai a livello 5. Però secondo me ci dovrebbe essere una schermata all'inizio. L'età. E poi hai bevuto? È vero, è vero. Cosa? Hai fumato? In che stato psicofisico sei? C'hai figli a casa? Che a che ora oggi? Ti devi svegliare domani? E allora ti dovrebbero... Cioè, tu dovresti pretendere da utente di trovare un utente
con il quale puoi dire mazza che vita di merda che facciamo, però ce la giochiamo, capito? Sì, sì, sì. Non è troppo schiacciato. Però scusa, però se tu trovi uno che sta peggio di te e perdi, no, se ne approfitta a quel punto lui. No, se, però no, se perdi, ma, è brutto, capito? No, ma sai cos'è? Che si crea un clima di amicizia. Okay. Se io vedo nell'altro un altro me, non mi viene voglia di fracassargli le gambe, quando invece vedo il quattordicenne che si è imparato tutti i trucchi e me li fa in faccia, capito? Così, solo per... Tu giochi a FIFA? A FIFA no, gioco ai giochi delle botte. Delle, cioè tipo? Tipo, beh, Dragon Ball Fighter, Street Fighter. Ah, Street Fighter, sì. Ok. E ti capita quando stai perdendo spudoratamente di staccare la partita? No, io non lo faccio mai perché è un comportamento vile. Cazzo, io lo faccio invece! No, no, no. Perché se al primo tempo perdo 7-0, lo faccio! Sì. No, no, io si va a fondo con la nave. No, io lo faccio e cambio nome utente. Per non farti riconoscere. E butta il computer per no, un altro indizio. A Call of Duty ho sentito gente imprecare contro di me. Certo. Ma imprecare se ne capisco. No, io lo in faccio. Ogni lingua. Io lo faccio anche se non mi ascoltano, cioè da solo. Impreco con... Cioè io non bestemmio quasi mai, ma quando gioco è... Ma perché sei forte? Cui... No, però no. È... Cioè quel gioco, è... non so se è così anche a FIFA, se tu vinci prendi dei punti e avanzi di livello, se perdi, perdi punti e scendi. Quindi magari stai in quel momento in cui ti manca pochissimo o per salvarti oppure per scavallare il livello e poi questi ti fanno se ne vanno così e io rosico. Vedi, so problemi grossi. Perché non ci vediamo un po' a casa tua, un po' a casa mia e giochiamo io e te e non ci facciamo FIFA così? Perché non so capace. E io imparo Street Fighter, tu impari un po' FIFA. Sì, dai, veniamoci incontro. Ci vediamo incontro. Dai. Così giocate come ai vecchi tempi, uno a fianco all'altro, col modem staccato. Sai che non si può, non è più pensato per giocare vicini. Ogni gioco della PlayStation c'ha il multigiocatore, ma solo se sei in un'altra casa. Sì, o comunque devi usare un altro account. I giochi di botte no, quelli lo puoi fare. FIFA, basta FIFA che sì. Metti... Sì, a parte pochissimi giochi, ma ci sono pochissimi veramente giochi pensati botte, per giocare due persone contemporaneamente sul divano. Io e mio figlio troviamo pochissimi giochi nei quali possiamo giocare. Mauro dice che ai tempi suoi i giochi di botte erano un'altra cosa. Sì, ci semenava dal vivo. Scendevi per strada, guardavi uno e facevi you. Era il vero Street Fighter quello. Era il vero Street Fighter. E non c'erano le stelle ma i punti. In base ai punti che avevi, tu decidevi quello è forte, quello è meno forte. Comunque, c'erano le bande, capito? Bande. Quindi era pure un po' Double Dragon, dovevi sfidare anche tante persone. Era un po' live la cosa. Allora, la domanda standard oramai di Tintoria che volevo porvi è la seguente: qual è il secondo voi il dittatore estero migliore del XX secolo? Ora la domanda oramai è questa, in realtà XX secolo lo allarghiamo fino al 2021 senza problemi, diciamo dittatore estero migliore, però attenzione il vincolo che sia estero perché se no okay. Migliore da che punto di vista? Allora migliore qui qual è il twist? Noi chiaramente non è che siamo qua a condonare io userò questa parola, le dittature. Okay. E non diciamo che i dittatori siano brave persone, però siamo comici e quindi secondo voi il dittatore migliore estero, non italiano, che ti piace di più? Semplicemente. Sì. Cioè, se tu dovessi dire qual è il dittatore migliore secondo te, che può essere quello che ti piace di più, quello più che crudele, ti piace è diverso, capito? Che ti affascina anche nella sua... Cazzo affascina il dittatore. Vabbè, ammazza, dici... No, che bastardo tra Erdogan e Putin, è una bella lotta. Ah, tu mi vai contemporanei. Putin oramai anche preistorico. Ha detto XX secolo. No, 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 ma ce l'abbiamo anche adesso. Anche adesso, anche adesso, va bene, anche adesso. È attuale. Sì, sì. No, ce l'abbiamo i dittatori. No, voglio, pieno il mondo dei dittatori. Va benissimo, Putin è una bella però risposta. Però tu lo voli quello più antico. Anche Putin, vabbè, che Putin oramai è sia antico che lui mi è legato al presente. Eh no, capito? Ma infatti no, mi stai col... Non ho proprio capito la domanda. A che una certa età ti attacchi al presente, capito? Putin è una buona risposta. E perché Putin? Apposta dico, ma non perché ti piace, tu dici proprio perché è infame, no? Perché, quindi Erdogan forse è più Erdogan, di Putin. Va bene. Erdogan. E perché proprio Erdogan? Beh, perché ancora c'è un sacco dei giornalisti carcerati, c'è un sacco dei giudici carcerati, mette tutti dentro.
sono buone motivazioni. Fa sparire la gente, insomma. diciamo che ce l'ha tutte, no? Riesce a stare al potere nonostante il sindaco di Istanbul. Seppure organizzato il finto golpe, che comunque ogni volta che organizza un finto golpe, ma lì grande. C'è il carcere dei giornalisti, ce ne stanno assai, insomma, data una, cioè, quindi... Buona risposta. Questa tintoria però c'hai contatti con l'Europa, cioè riesce ancora a essere una cosa, cioè, in diamo Siria una barca è di andato soldi. In Libia, quindi riesce a gestire, insomma è un bel fenomeno. Tra l'altro, se Erdogan dovesse sta ascoltando, salutiamo Erdogan, tante volte venire, cioè, a tintoria noi, sì, proprio... siamo disposti a mettere la bandiera della Turchia lì, ma senza te, nessun che cazzo problema, ce ne frega, ma senza nessun problema, ma che stiamo scherzando. Pietro, tu... Io ce l'ho, pensa che nello spettacolo nuovo, 12 e 13 febbraio al Teatro dei Servi, avevo scritto poi un pezzo che ho tolto, mi ero immaginato la premiazione dei palloni d'oro dei dittatori, sì. Cioè ti immagini ogni anno, allora chi è stato il dittatore più bravo quest'anno? E io nello spettacolo invece parlo di un dittatore che è François Duvalier, che è dittatore di Haiti... Sì. Che praticamente ne parlano nello spettacolo perché lui teneva in scacco la popolazione di Haiti dicendogli che era uno stregone voodoo e che se non avessero lavorato i campi li avrebbe trasformati in zombie e li avrebbe costretti a lavorare i campi, quindi loro lavoravano i campi per non essere trasformati in zombie e lavorare i campi. Ok, straordinario questo personaggio, quindi ne parlo manco a farlo apposta nel nuovo spettacolo. Ed è figo, che non si conosce, cioè, per me è il Francesco Totti dei dittatori, perché non si è mai spostato, è sempre stato lì a Haiti, affezionato alla sua squadra. François Duvalier, eppure il figlio, un pezzo di merda, sì. Bel pezzo di merda, sì. Lui veniva chiamato se volesse venire, no, se volesse venire il figlio, cioè, è tutto suo qua, François Duvalier Doc veniva chiamato perché era un medico, e il figlio Baby Doc. Se cercate, io non lo conoscevo, non conoscevo un cazzo, ci sono arrivato perché mi sono appassionato alle storie zombie in pandemia, e quindi ho detto fammi fare un po' di ricerche, fammi capire da dove arriva sta cosa zombie, e ho scoperto questi due bei pezzi di merda, insomma, hanno fatto sfatto ad Haiti, cioè diciamo che gli tsunami, i vulcani che eruttano non è il peggio che può accadere ad Haiti, hanno fatto meno danni, sì, sì, assolutamente. Padre e figlio, bellissime risposte, nuove entrambi, complimenti ragazzi, sapevo che non mi avreste ma noi siamo detto. Vecchia scuola. E allora io adesso andrei a prendere le domande, io ho fatto questa cosa di fate le domande per gli ospiti su Instagram, e quando l'ho fatta? Ieri? L'ho fatta stamattina? L'ho fatta appena iniziata la puntata, quindi vediamo se sono... Oh, beh, perché comunque bello organizzata Tintoria, passano eh? Gli anni ma Tintoria non sarà mai il podcast della professionalità, possa quel momento non arrivare mai nella mia vita, e non arriverà mai, ve lo posso garantire. Allora... sì, questa rispondo io. Conoscete la legge di Gay Lussac? Gay. Ah, guarda, Gay Lussac, la fisica. Mauro, io la conosco, però secondo me tu hai parlato meno. No. Devi rispondere tu. Giusto. È una cosa di fisica, c'è un fisico qui in sala, c'è un fisico. Vabbè, scusa, la domanda è: conoscete la legge di Gay Lussac? No. No, andiamo avanti. Perfetto, ottima risposta. Grazie perché. Ehi, Bagamen, cioè, ti ricordi? Se ci dà 5 minuti la cerchiamo su Wikipedia. No, ma perché, scusa, ma sta domanda? Io la conosco, però. È termodinamica, che è? No, 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 è una minchiata. E dilla. Per la legge di Gay Lussac, il cazzo in culo fa ciacciac. Vabbè. Ma scusa, non eravamo un podcast? Ciacciac, io sapevo ciacciac. Alto livello. Az, l'hanno pure corretto. Ma questa la tagliamo. Cioè, quindi è una legge veramente importante. Ma varie scuole di pensiero, sì. Noi cerchiamo quella vera. Cioè, Pitagora. E allora, non ho capito perché mi fanno tutte domande su Gay Lussac. No, sul posto più strano con cui avete fatto l'amore, la persona più strana. Ma perché? È un trend di oggi. Cioè, ho 10 domande. Il posto più strano avete fatto l'amore, la persona ma io e più Mauro? Strana con avete fatto l'amore. Insieme, abbiamo fatto. Però posto, io questa è una domanda che non condivido, abbassa molto il livello di tintoria rispetto alla legge di Gay Lussac. Però se l'hanno chiesto in 5, quindi per posto più strano dove avete fatto il mitico amore? Tutte e tre, è inutile che fai il timido. Casa. No.
casa stranissima, una volta in camera da letto, che succede? Anche io a casa, ma la casa era di Mauro. Io al garage di Pietro. E non ho il garage, di chi cazzo era? Adesso non dovremmo capire dove è scopato. Vabbè, non... il garage. Ma che cosa? Ma che cazzo passiamo alla prossima domanda. Questa, oh, io comunque, il volere del popolo, cioè nel senso... Popolo. Sì, ma il se poteste incontrare voi stessi 10 anni fa e potreste dirvi solo 3 parole... Non guardare Manifest. Che è una cosa che non capisci per 9 anni e mezzo. Che cazzo hai detto? Non guardare Manifest. Manifesti. No, no. Manifest. Beh, e poi? Bellissima. Bellissima risposta. Di. Forse questo è insuperabile. 3 parole. No, è troppo difficile a questo livello. Devo andare a pisciare. Sono 4. 4. Però se no, perché devi andare, no. Puoi andare, perché io devo andare a pisciare di nuovo, nonostante sia il più giovane del panel. Devo pisciare di nuovo, va bene. E tu ce l'hai, Stan? No, non ce l'ho. No, lo sapevo, non ce l'hai. Continua così, mito. Sarebbe stato questo. No, non mi piacciono queste domande. Oh, allora, qua mi fanno... Vabbè, non so se... Vai, do questo contributo. Io vorrei lanciare una rubrica. Ho creato una pagina... Siamo in chiusura, ve lo prometto. Qui, come vedete, stiamo agli sgoccioli. Una rubrica... guarda, sembrava tutto invece molto organizzato. Quando fai scritto... le domande così... Ma spieghiamo se il pubblico ha delle domande. No, su, certo. Quello su poi Gay c'è Lussac. Momento. Preparate. Quella... Ah, l'ha fatta lui, quella che sta leggendo. Ma non le leggo tutte, perché sono... Aspetta, la sta leggendo... Ha iniziato a dirla. Ha iniziato. Che ne, ho fa, ah, sei tu? Sì, no. Ma, sei tu che mi hai mandato gli audio? No. Ah, ok. Perché io ho creato una pagina che si chiama Cagare in discoteca. E perché secondo me sarebbe bello se le persone mettessero il cuore oltre l'ostacolo e raccontassero la volta in cui hanno cagato in discoteca. Discoteca come posto metaforico di location in cui se c'hai cagato c'è una storia dietro. Cioè non è che dici oh mo cago in discoteca. Vuol dire, cioè, che stavi morendo. È una situazione di emergenza estrema. Okay. E ogni tanto qualcuno manda dei contributi. Quindi io ho un audio... che mi è stato mandato, che io però non ho sentito, e credo siano 3 minuti e mezzo di audio. Non so se quanto sia anticlimatico adesso far sentire 3 minuti e mezzo di audio dal cellulare dei racconti di uno che ha cagato in discoteca. Quindi chiederei a voi, avete mai cagato in discoteca, discoteche metaforiche? Cioè proprio che dici qua io non l'ultima cosa che voglio fare è cagare e invece lo devo fare, perché secondo me è molto, cioè, liberatorio. L'autogrill vale come discoteca? L'autogrill, c'era la musica, l'autogrill c'era la musica. Non vale come discoteca, perché comunque c'è uno di quei bagni in cui c'è la musica, la stessa musica che senti al bar. Però non è, cioè, perché okay, la discoteca, no, allora, è no, la fila fuori, lo schifo, la porta non si chiude, te in discoteca nella tua testa e invece in autogrill c'hai i bagni da paura con la, no, signora, però che in discoteca vorresti, no, essere fico, non, cioè, non so come dire, ci sono persone, no, che ti aspettano, tu hai detto vado un attimo in bagno e poi non esci, c'è gente che ti vede entrare e tu esci 10 minuti se dopo sei e macchina, c'è puzza di merda. Se sei in macchina con qualcuno, anche in autogrill c'è qualcuno che ti aspetta dopo. Vabbè, non voglio, no, secondo me l'autogrill vale, però no, contami la volta, no, poi... come si chiama il podcast, Tintoria, ragione, chi è il titolare del podcast, Daniele Tinti, perché tu ti intrometti, hai ragione, secondo me tu c'hai delle storie interessanti. Su dove cacare in discoteca, cioè cacare in discoteca può essere pure. Come che a metà spettacolo hai detto fine primo tempo e si è andato, si è andato in bagno. No, a San Severo è successo al locale. Questa ce l'ho, però non mia. Se vuoi, sì, certo. Non era in autogrill, ma pure vomitare va bene. Vomitare va benissimo. Va benissimo, va benissimo. Cioè, comunque, allora, vai subito un'altra pagina. Vomitare. Io stavo in camerino prima dello spettacolo e ho vomitato nel piatto che mi avevano portato per mangiare, però non sapevo dove vomitare, l'ho vomitato nel piatto e poi sono fatto lo spettacolo. E com'è andato? Meraviglioso. Ah, vedi, forse il segreto era stato... è come il viaggio. Ma c'era il cibo nel piatto o no? C'era sì, un po' d'hamburger c'era. E poi dopo il vomito c'era sicuramente il cibo. No, dopo l'ho lasciato lì e... Ha detto sopra c'è. Aspetta, io ho una domanda. Era un piatto. Mi è piaciuto. Era ma un ci piatto siete fondo. Pure voi a San Severo da Paola. A San Severo. Aveva fatto, dici, ti faccio mangiare questa cosa spettacolare. No, senza momenti mi ammazzo. Io era un piatto fondo, un piatto piano.
Era un piatto piano grosso, però c'è un po' quel, sai, quelli da portata. Quindi c'è, perché era più difficile, è stato difficilissimo. No, perché attento, quello è l'imbarazzo, perché non sai dove, no? Non c'è sopra, non c'era il bagno, che veramente certo. c'era il piano sopra, il camerino, diciamo, e poi scendi ma senza bagno. Va bene, no, questa è una buona però storia. Ti senti male, era bella, serviva. Ma poi aspetta, poi l'hai, l'hai detto, oppure sei andato certo, allo spettacolo, sei tornato e non c'era più il piatto? No, no, l'ho detto, no, gli organizzatori, buono sta cosa che hai lasciato, Mauro? C'era un'amica, capito, anzi, si è stupita, diceva, ma come hai fatto a fare lo spettacolo? Vedi. Professionismo è anche questo, si insegna a due gatti, si insegna anche questo, anche vomitare prima di spettacolo. Nel piatto senza sporcare. Esatto, questa è essere professionista. Certo. Pietro, tu c'hai una storia di qualcuno? No, io c'avevo quest'estate, ho fatto spettacolo al Brancaccino e il bagno sta praticamente dopo la platea, quindi io ero dietro, non potevo passare, ero impossibilitato ad andare in bagno e ho pisciato in un bicchiere di birra media che avevo bevuto e ho pisciato 0,4. Oh. Perché mentre, cioè, no, la cosa, 0,3 mentre, tu cominciavi a sudare, no, freddo, mentre pisciavo dicevo un'IPA, di più, se piscio 0,5 se di più, certo. Invece finito con la schiumetta, perfetto. E lì però poi che quel mamma bicchiere devi lasciare là con scritto non bere, l'ho appoggiato lì, l'ho appoggiato tu lì, not perché drink this beer. Hai inclinato così il bicchiere per fare la schiuma, non fargli fare la... no, perché se la schiuma faceva, la faceva subito, era un casino, capito? Certo. Invece devo stare... e invece no, una volta mi è capitato che facevo una mattinée per bambini veramente anni fa e facevamo lo spettacolo I vestiti nuovi dell'imperatore, certo, e doveva arrivare la battuta della regina, una certa che chiudeva sto quadro e andavamo oltre. A un certo punto sta regina dice la regina vi lascia e va in bagno. Noi ci guardavamo, dove cazzo va, ma dove sta, sta battuta è nuova, e questa esce e se ne va perché c'ha sto il morbo di Crohn, no, che si chiama, okay. Insomma, ogni tanto caca. E quindi la regina sparisce per 10 minuti e noi abbiamo dovuto improvvisare per 10 minuti. Ma tornerà la regina, ma quando torna la regina? Ma chissà cosa ci dovrà dire la regina, ma non può dirlo qualcun altro quello che doveva dire la regina? E no, lo deve dire la regina. A un certo punto torna, salve, e dice la battuta e poi le dovevo uscire. Quindi non, quindi, è riuscita a dire l'ultima poteva battuta. Poteva dire l'ultima battuta, grazie, e farci andare avanti. Bellissima storia. Bellissima. Grazie, sono molto contento. Le maestre ci hanno ringraziato perché gli abbiamo fatto uno spettacolo 10 minuti più lungo. Ho detto, era più lungo lo spettacolo, ce lo aspettavo più corto. Vedi, le maestre, vabbè, come sempre un grande cuore. Ogni secondo che questa possono passare a non insegnare è oro. Per cagare loro a scuola materna. Non so se era... Allora, mi ha fatto passare la scuola materna più discoteca di un autogrill. Ma c'è, ma l'autogrill vai là e cazzo. Ma non c'era manco la musica, però, per esempio, a scuola materna. All'autogrill, no, però, c'è, però c'è uno, dipende, spettacolo di, scusa, teatro in corso, ma, con degli infanti che ti guardano. Ma che autogrill frequenti che tu vai e cachi? Ma se vai là e cachi. No, no, guardali. Ma scusate, ma in autogrill cachi? L'autogrill è come, è un aeroporto più sport. Cioè, vai in autogrill e cachi, entri, chiudi, cachi. Tu non hai paura di niente, cazzo. No, paura no, ma se lo devi fare. Non hai paura di nulla. Lo devi fare, dici, sì, oh, ma ragazzi, se devi fare ci vuole un minimo di organizzazione in autogrill almeno. No, vabbè, tu non mi sei strategico. Ricordami che non devo venire in bagno a casa tua. No, ma fai lo scudo di carta scudo igienica. Spaziale. Fai lo scudo di carta igienica, ti siedi, raccomandi l'anima al Signore. E dopo te ne vai, lasci una lauda mancia nel coso. Io questo passaggio che cerco di evitare, dipende, raccomandare, cioè, l'anima al Signore. No, ecco, lì, questo passaggio... Se uno cerca di evitare, però nel caso. Oh, ma se devi, non è che dici, no, oh, non vedo l'ora, mo guarda, vado sulla Roma L'Aquila che devo cacare. No, dici. Non vedo l'ora. Cioè, no, prendo la macchina. Io a volte esco di casa e vado sul raccordo. Beh, così. No, fammi fare. No, se la devi fare, però se la devi fare, in autogrill non è una, mi sembra troppo troppa leggerezza. Cioè, nel senso, lui una candida, una sifilide, nel senso, se la, no, prende ma subito, fai lo capito? Scudo spaziale di carta igienica come facevano gli antichi sumeri, ta 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 ta. Ma quelli c'avevano il papiro, però è più assorbente, bravo, più spesso più scudo. No, la vera paura nei bagni pubblici tipo autogrill è che ogni tanto la conformazione del water prevede che se tu ti siedi e proprio l'angolo è sbagliato è la punta del pene possa toccare e lì pensi mo mi casca il cazzo, mi casca, sì, entro domani mattina e voi capite che per un nero non avere il cazzo, certo, per un comico nero metà della comicità se n'è andata.
E va bene, e va adesso bene. Io chiederei al pubblico presente in sala se ci sono domande, altrimenti ci manderei tutti a prendere un tè caldo. Ci sono domande? È bello, la partecipazione del pubblico di Tintoria ci emoziona. Vero? Loro sono però così. Se ci fosse stato J-Ax, secondo me J-Ax, mille domande. Sarebbe arrivate le domande. Mille... Ax, quando questa è casa tua. E allora per favore fate un applauso a Piero Sparacino e Mauro Fratini. Grazie, grazie cari. Mille a voi che siete venuti. Grazie a Stefano Rapone. Ciao. Grazie ciao. Al Monk. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Sempre un piacere. Ciao.